Cari amici a casa, questo è Rincast 79, e cioè la puntata dedicata alle tre, con le nostre impressioni, quello che ci è piaciuto, quello che non ci è piaciuto, quello che vorremmo fosse le tre in futuro. Non ho considerazioni particolari da fare, se non che non sono sicuro se ci saranno altre puntate durante l'estate. Può essere di sì, può essere di no, dipende anche un po' dalle vacanze. Quest'anno mi sa che siamo tutti sfasati, quindi in linea di massima io vi do appuntamento a settembre. Se possibile rilasceremo magari anche un episodio durante l'estate, vediamo. Per il momento vi lascio con la puntata, buon ascolto. Rincast presenta Nerdcore. Cari amici da casa, bentornati. Questo è Rincast 79 per l'occasione, per fare numero tondo. 79, come ben sappiamo, numero tondo. Abbiamo con noi Simone Trimarchi, che Eccolo. mi sta sul cazzo. Gliel'ho mandato prima per email, ma volevo dirlo anche a voi ragazzi da casa. Poi abbiamo il dottor Manhattan, incredibilmente dopo 77 episodi è tornato. Dopo 79 episodi, ciao, ciao a tutti. E poi, per la prima volta su Rincast, almeno nel 2014, Vincenzo Vettoiovara Aversa. Applausi. Salve a tutti. Applauso. Posso far notare però che se il dottor Manhattan è tornato quando ci sono io è perché probabilmente gli stai sul cazzo tu. Sì, infatti, ci ho pensato anch'io. Ecco. Ci ho pensato Vabbè, anch'io. io lo faccio solo notare, adesso non voglio mettere C'è zizzania, però. una certa correlazione, sospetta. Una persona così buona come Tommaso, che tratta così bene le persone, è difficile crederti, eh. Guarda, ma se io sto anche leggendo il tuo libro in questi giorni, sto leggendo il tuo libro e ho notato, che si chiama, ricordiamo per gli amici a casa, Per il potere di Grayskull, ho notato che hai voluto risparmiare la carta perché dopo gli apostrofi non c'è mai lo spazio. A me sta cosa mi Guarda, dà fastidio. ti dico una cosa, Tommaso. Rispetto il tuo fastidio, ma ti vorrei spiegare questa cosa: che fare un libro, no? Non significa poi comporlo anche tipograficamente. Tu scrivi il libro, poi c'è qualcun altro che lo fa per te. Quindi al massimo indirettamente mi puoi portare questa cosa. Io posso dire: guarda, faccio presente, ma Sì, ma non l'ho lui montato in comunque ti questa. serba rancore perché Tommaso è così, quindi sappilo ormai sei sulla lista nera. I soldi gliel'ho fatti spendere io alla fine, quindi sì, Sì. è Poi ho vero. dovuto, vogliamo dire anche questa, mi sono dovuto fare la dedica da solo perché il dottor Manhattan neanche una copia mi ha spedito del suo libro. Mi sono fatto la dedica da Ma solo. tu abiti in Finlandia, cioè cosa ti Guarda, spedisce? voglio dire, Sì. Ho abiti vicino a Babbo Natale, Ciccio. Se capito, abitavi qui arrivano vicino, i libri, eh. te la portavo io di persona. Va bene. Vito, come sei stato in questo periodo? Senza Rincast, Bah, parliamo. senza l'incas benino, insomma, sto scrivendo minchiate a centinaia, no, niente, tutto a posto. La crisi del mondo italiano continua imperterrita e noi ci si è buttati dentro a pesce, quindi Tu hai insomma, iniziato tiriamo un altro bel podcast, vero? Nel frattempo. avanti. Quando? Ma come quando? Hai iniziato un podcast che si chiama Italiani, è Ah, vero? sì, no, pensavo adesso, no, perché sai, capita che Cioè, dici mi sul ricordo. momento. Senza accorgermene, ho iniziato un altro posto. Sul momento, No, sì, l'ho iniziato un podcast. vabbè. Di cosa parla questo Italiani? Parla di italiani all'estero. Ho caricato proprio questa sera la puntata con te che abbiamo registrato non so quanti mesi fa Ah e sì? sarà online in settimana. Ok, allora questa settimana doppia razione di Vito E Iovara. Tommaso De Benetti. Però in realtà sono usciti diversi episodi, siamo già a quasi una quindicina. Questo è il 18esimo. Ecco, E forse 18. sì. Podcast molto bello, secondo me dà un po' l'impressione, ecco, se posso dire una cosa, di tutti quelli che hai intervistato, credo che ce ne sia tipo uno che vuole Ce n'è tornare in solo uno, Italia. infatti l'ho dovuto forzare a registrare proprio perché sapevo che lui non era contento all'estero. Quindi E ragazzi, poi, se se sentite sono questo tutti podcast. contenti, però meglio che devo fare, Quindi purtroppo non ne dici, il trovo. pattern è un po' sospetto. Va bene, allora abbiamo un sacco di cose di cui parlare. Il dottore può rimanere solo un po', perché purtroppo deve andare a visitare una paziente dopo. E Andare a quindi. fare soldi, lui non può stare gratis. Esatto, dai, Devo non scherzo. andare a far rosicare un po' questi blogger di secondo grado come Vito Iovara, Che non guadagnano un cazzo, va bene. che non guadagnano macchine. Per lui il tempo è denaro, ragazzi. Adesso lo spieghiamo, dai. Va bene, allora, siccome altrimenti la posta salta sicuramente, se non la facciamo all'inizio, direi di partire con quella e poi andiamo direttamente con le tre. Volevo ringraziare però Francesco Codolo, di cui abbiamo anche un'email, che ha donato anche questa volta, e poi Alessandro Cantarini che ci ha mandato mezzo milione di euro. Quindi grazie a tutti e due e direi che
il rinnovo del sito avverrà per un altro anno, visto che tra l'altro devo farlo, anzi credo di averlo già fatto la settimana scorsa. Ma e del mezzo milione quanto vada, Alessandro, tutto? No, ma poi ce lo spartiamo, sai, con lui c'è queste tariffe un po' da... da medico, un po' così. Va bene, andrei con la sigla da posta e basta. Allora, partiamo subito con questa email di Francesco Cotolo, perché credo se la sia guadagnata. Dice: ciao Tommaso, ho appena finito di ascoltare l'ultimo episodio di Rincast, non serve che te lo dico, ma ovviamente se posso servirti come grafico barra illustratore, io sono super disponibile. Parlavamo di creare un gioco, io e Michele, probabilmente con anche il coinvolgimento di Ferruccio. In ogni caso spero che tu sia ancora interessato a sviluppare un gioco di ruolo atipico in cui, volendo, si poteva anche svolgere il ruolo del negoziante o dell'armaiolo. Ne parlasti in un vecchio episodio del podcast, ovviamente gli altri ti risero dietro, ma a me l'idea gasò molto. Allora, volevo ringraziare Francesco per la disponibilità, anche qualcun altro si è offerto eventualmente di aiutarci. Devo dire la verità, dall'ultimo episodio di Rincast non abbiamo avuto un'occasione per lavorarci. Ho solo visto Ferruccio quando sono andato a Svezia a Malmo al Nordic Game. Abbiamo parlato vagamente di come si potrebbe procedere insieme al suo collega Simone Odoardi, ma sostanzialmente non è avvenuto niente. Quindi se sta cosa succederà, succederà in un periodo lunghissimo di tempo, probabilmente quando i videogiochi non esisteranno nemmeno più. Però appunto volevo ringraziare Francesco, visto che è sempre molto disponibile, ha appunto aiutato, cioè ha già aiutato me e altri con il progetto Players, ha aiutato il dottor Manhattan sul suo blog illustrando le storie brevi e niente, sei molto in gamba, Francesco, e grazie per i soldi che ci mandi ogni grande volta. Francesco, esatto. Poi ci scrive Salvatore Sciara un'email specifica per Vito, che a questo punto farei leggere a Vito. Caro Vito, come stai? C'è caldo lì a nord? Per me dalla Sicilia anche la Calabria a nord. Avevo qualche domanda da porti e porvi o voi di Rincast, quindi è per tutti, non solo per me. Qual è stato il gioco che più di tutti ha attirato la vostra attenzione? Ma ne vogliamo parlare dopo di questa cosa? Magari ne parliamo delle dopo, tre. Quanto è figa Asha Thaler? Dico, è figa, ma soprattutto è una anche brava a fare spettacolo, insomma, brava a presentare. È quella che ha presentato la conferenza Ubisoft, sì. Giusto? Sì. Anche l'anno 8.5. scorso. 8.5. Secondo me ogni tanto fa delle battute dove la gente dovrebbe ridere e rimangono tutti un po'... Vabbè, c'ha pure un pubblico di deficienti nerd davanti, capisci? Dici che la qualità comica è molto alta comunque. Si parlava di figaggine. Non fate i simpatici, che la Tyler è alta 1,83 m, sto leggendo, quindi se vi mette una mano in faccia vi rimodella. Ma infatti c'erano tutti i programmatori che arrivavano, c'erano queste braccia grossissime, li prendeva sotto e li mangiava in testa. Però un bel figurino. Poi è del 70, quindi fa già categoria MILF, Black, fa un po' di rete. Ebony, più è più un Ebony. Come vedete, ho studiato in questo periodo senza link. Come vedete il futuro Nintendo dopo l'uscita di Mario Kart 8 e dei titoli presentati al Direct? Pure questa ne possiamo parlare dopo. Avete dati relativi alle vendite delle console post E3? Ma vendite delle console probabilmente ancora un po' presto, anche perché molti dei titoli di Nintendo comunque non è che siano usciti tutti di colpo, usciranno nel corso dell'anno. Che io abbia sentito, Mario Kart 8 è il Mario Kart che ha venduto più velocemente di tutta la serie e credo nel weekend di lancio ha fatto 1.200.000 copie, che è molto, considerando che credo ci sia 1.200.000 Wii U nel mondo. Quindi... Io ricordo, Wii U mi sembra 400% delle vendite, quindi ne ha venduti 4. mentre il quinto mese di seguito PS4 ha fatto meglio di One. Però GameStop dice che da quando non c'è più Kinect, One sta vendendo benissimo. Ecco, quindi diciamo lì spiattellata sul tavolo a Microsoft qual era il problema della sua console, insomma glielo si era detto fin dall'inizio, diciamo così. Non è che sta diventando un po' eccessiva la presenza unica di trailer, di alfa o peggio ancora di semplici discorsi che non fanno capire niente del gioco, che ovviamente sarà diverso da quanto visto in precedenza? Alessandro. Questo è l'E3, bello. Cioè, mi spiace Salvatore fartelo notare, ma è così da sempre, cioè da sempre, da almeno una decina d'anni è questo l'andazzo. Fanno vedere della roba, poi il gioco non è necessariamente quello, ma questo è. Io devo dire la verità che però secondo me Nintendo su questo trend non...
non fa come gli altri, cioè ha mostrato molto gameplay rispetto alle conferenze degli altri, dove c'erano comunque molti filmati in CG, non tutti, però comunque diversi giochi sono stati presentati solo con filmati, magari anche non CG, grafica in game, ma in sostanza non si è visto nulla, no? È vero, però se dai per scontato che il nuovo Zelda fosse effettivamente grafica in game come loro sostengono, sì, lo hanno confermato, poi bisogna vedere, ma insomma, e comunque non ti hanno fatto vedere un cazzo perché durava 5 secondi quello, ed era il gioco più importante di tutti, però per il resto sì, sono d'accordo. Credo che in realtà non abbiano mostrato molto, perché a parte che hanno Hyrule Warriors in uscita, magari non volevano farsi concorrenza da soli, ma mi pare di capire che comunque è un progetto a uno stage molto a lungo termine, sì. Molto, sì, diciamo non è ancora in stadio avanzato di sviluppo, fine 2015, no? Il periodo... Sì, vuol dire ancora un anno e mezzo. Sì. Ecco, una cosa che vi posso confermare lavorando per una software house è che in concomitanza con gli show vengono create questi demo che si chiamano Vertical Slice, il che vuol dire che praticamente il resto del gioco non è assolutamente pronto, creano un livello molto ridotto in scopo che rappresenta la qualità finale del gioco, quindi può essere benissimo che tutto quello che esiste di questo nuovo Zelda è quello che si è visto alle 3. Mi dispiace distruggere la tua stima come professionista, ma ci eravamo arrivati anche noi a questo, Tommaso. No, ma secondo me cioè, alcuni... pur non lavorando per l'industry, immaginavamo che effettivamente ci fosse soltanto quello. Tra l'altro, non è la prima volta che succede per uno Zelda, perché ricordo che con Skyward Sword avevano fatto la stessa cosa tipo 3 anni fa. Però sì, si intuiva, anche perché hanno fatto muovere Link, il Force Link, di tipo 2 metri, quindi sì, immaginavo di sì. Beh, se vi ricordate anche quando hanno presentato Wii U, che c'era quella demo di Zelda dove combatteva contro un ragno, sostanzialmente. Esatto, a quella mi riferivo, infatti. Ecco, no, ma questa era più bella, se posso dire, proprio come gusto estetico. Sì, decisamente esteticamente, ma tra l'altro questo è un tipo di grafica che non invecchia molto velocemente. Va bene, andrei... Vado avanti, che minchia ha presentato alla fine Electronic Arts? Niente, è morta Electronic Arts, a occhio e croce. Ne parliamo dopo. Hanno veramente futuro progetti come Project Morpheus o Oculus Rift, o faranno la fine di Kinect? Hardware è interessante ma sfruttato malissimo. Allora, devo dire la verità che non devono farli uscire prima del tempo su pressioni esterne. Ormai Oculus quel problema non c'era più, perché comunque ormai c'è i fondi illimitati di Zuckerberg. Morpheus, ho letto oggi un'intervista di Shuhei Yoshida che diceva che prima che Morpheus esca devono verificarsi un paio di condizioni, una delle quali è di avere molte, non solo una, due, molte esperienze create esclusivamente per la realtà virtuale, non conversioni. Quindi secondo me stanno cercando di farli uscire in modo che l'esperienza sia valida. Allora, questa era una delle condizioni, l'altra era di avere tecnicamente, insomma, che sia sostenibile giocare 2 ore con questa geggio sugli occhi. Cioè, in inglese c'è un termine, un'espressione che viene usata, si dice poison the well, avvelenare il pozzo. Se fanno uscire questi prodotti troppo presto e la qualità è quella che poi si è rivelata essere quella del Kinect, la gente non ci crede più e magari mette da parte un'innovazione tecnologica che ha del potenziale. Quindi secondo me sono molto coscienti di questi limiti, e io andrei anche a dire che può essere anche che Project Morpheus non esca se non raggiunge dei livelli di qualità minimi che si sono fissati, che non so quali sono, però secondo me ce li hanno. Vabbè, a me mi fanno i CD col turismo, io non prendo più un aereo in vita mia. Comunque, che sia finita l'era del cloud a tutti i costi, l'interesse mi sembra essersi spostato altrove per adesso. Ma il cloud, cioè, di cosa stiamo parlando? Dei salvataggi? Non credo che sia finito. Se parliamo di sistemi operativi, non credo. Secondo me parla di, che non so, di streaming, no? Giochi in streaming, esatto, credo. Giochi in streaming. Ma è finita? Non hanno presentato niente, ma mi risulta che ad esempio PlayStation Now sarà lanciato in America in inverno, quindi cioè, non credo che sia... Non sia... Però se non sbaglio, proprio recentemente, qualche giorno fa, Xbox One ha abbandonato il cloud, o avevo letto una notizia del genere? Non credo, perché Crackdown mi pare che si appoggi proprio su quest'idea che ci avevano
di fare la computazione cloud, tutti i dati, eccetera. Oh, Quindi. ora ve la cerco, al limite ne parliamo dopo. Dopo questa valanga di domande, un saluto a tutti i tipi di Rincas e al buon Vito che fa sempre piacere di sentirlo. E beh, te credo, c'è Ferruccio e Tommaso in trasmissione, Sì, capisco. Ferruccio questa sera non è potuto venire perché aveva il compleanno di Dante, questa è la scusa ufficiale. In realtà credo che abbia un party a base di caramelle drogate comprate con Bitcoin. Ben sappiamo dove sono finiti quei Bitcoin che Ferruccio ha mandato a, come si chiamava, The Silver. C'era un sito che vendeva droga su internet, Ferruccio conosceva benissimo. Va bene. Farenz, amico di Alessandro, ultimamente ci siamo sentiti anche io e lui sul PSN, così. Scrive: Ciao Gazzo, ti scrivo in merito all'ultima puntata di Rincast, di cui ho trovato particolarmente interessante il tuo intervento nella nuova rubrica Il di dietro videoludico, in cui è stato trattato un argomento che mi ha fatto sorgere una domanda. Hai spiegato come periodicamente in Ausmark tutti i indipendenti vengano invitati a proporre idee per un nuovo gioco, esattamente come hai fatto tu, giungendo purtroppo secondo e non aggiudicandoti il Maxicono alla Marena. Ciò che mi ha lasciato un po' stupito è il fatto di dover lasciare all'azienda i diritti riguardo la tua idea, anche se è stata scartata. Ma è normale ciò? Mi sono venute in mente due considerazioni. Uno, indipendentemente dalla qualità del tuo prodotto, sicuramente stratosferica, non ti disturba sapere che la tua idea personale sia sotto chiave ad un'azienda che ha premiato un altro progetto? E se quel progetto dovesse avere riscontri negativi e il tuo avesse invece un potenziale maggiore? Condivido pienamente infatti l'idea di realizzarlo con Michele Ferruccio, che saluto. Tuttavia, come tu stesso hai detto, ho dovuto rimaneggiarlo un po' proprio perché i diritti sono di Housemarque. È una cosa che difficilmente riesco a concepire. Allora, il discorso è questo: cioè, questi progetti, i prototipi sono sviluppati durante il tempo salariato da Housemarque, quindi è per quello che ha contratto. Questi sono termini standard dei contratti in questo ambito. Sicuramente avrete sentito anche della vicenda di Carmack con ZeniMax, che si stanno facendo battaglia legale sul codice che poi è andato a finire su Oculus Rift, eccetera. Allora, quando tu firmi un contratto, dicono praticamente tutto quello che crei durante il tempo pagato dall'azienda rimane dell'azienda. Poi chiaramente dipende dall'azienda, dipende dall'interesse che hanno del progetto, eccetera. Può sempre essere che io posso andare dal mio capo e dirgli: guarda, sto gioco qua Housemarque non lo farà mai. Se ti va bene, lo sviluppo a parte per i cazzi miei. Se è un capo simpatico, magari ti dice sì, se è un capo rompicoglioni, ti dice no, e per contratto c'ha ragione lui. Quindi questo è il motivo legale per cui rimane dell'azienda. Che poi un altro progetto possa avere più o meno successo, cioè quello lì è difficile prevederlo, quindi insomma non saprei esattamente come risponderti. Inoltre vorrei dire che il gioco a cui eventualmente lavoreremo io, Michele, Ferruccio, eccetera, è un'altra idea completamente proprio per evitare problemi di questo tipo. Certo, occhiolino, certo. No, vabbè, cioè lo sanno qual è il gioco che ho presentato, non è che lo sanno qual è il gioco che ho presentato. In realtà questo progetto che però ho presentato ha delle potenziali applicazioni in ambito gioco da tavolo, quindi a quello sto lavorando perché. Se dovessi fare una versione da tavolo, in quel caso si tratta di un business diverso da quello di Housemarque, e quindi anche se riuscissi a pubblicarlo, probabilmente non andrei a fargli concorrenza. Sicuramente in quel caso il mio capo mi direbbe: vabbè, fai il cazzo che vuoi, non mi interessa. Ma scusa se ti interrompo, Tommaso, ma non basta mettere i baffi a tutti i personaggi del gioco che tu presenti all'azienda? Per No, esempio, gli dici: c'è un'eroina con i baffi che incontra un cattivo con i baffi e devono salvare un pianeta con i baffi. Poi aggiungi se loro proprio te coi lo. No, baffi, ti no, serve. no, no. Se loro te lo bocciano, togli i baffi a tutto, è un gioco completamente diverso, nessuno ti potrà dire nulla. Ma sai che in realtà non ho mai capito, per esempio, cioè i cloni di Street Fighter sono legali o no? Tipo, quando era uscito Street Fighter 2, che hanno iniziato a uscire, come si chiamava, tutte quella roba dell'SNK, World Heroes, come si Quelli chiamava? sono legalissimi, però Capcom se la prese invece con quelli che facevano Hyper Street Fighter 2 Turbo. Quelli non erano Vabbè, in legali quel per caso fai niente. un hacking della ROM originale, però gli altri picchiaduro fondamentalmente erano la stessa idea con dei personaggi diversi. Cioè c'erano addirittura dei personaggi che erano la copia di Ryu, la copia di Dhalsim, eccetera, e semplicemente avevano delle animazioni leggermente diverse e graficamente erano diversi, però concettualmente era la stessa identica cosa. Quello, secondo me,
è un po' più problematico, però evidentemente è legale, quindi la gente lo fa. Comunque, proseguirei con la seconda domanda. Facciamo un'ipotesi: metti il caso che cambi azienda oppure che muori. Un mese dopo le tue dimissioni, barra funerale, scopri che il tuo progetto è stato ripescato, rinasce cioè come un'araba fenice. Viene completato e Housemarque guadagna milioni. Anche se sei morto, non ti girano i coglioni? Beh, in quel caso vuol dire che ho lasciato una eredità ai posteri, quindi no, onestamente non mi Io voglio ringraziare Farenz per la splendida immagine di te morto. Di te è morto con i coglioni che ti girano. Cioè, secondo me dobbiamo partire dal presupposto. Io un gioco non lo so fare. Quindi, se una software house decide di fare il mio gioco partendo da una mia idea, devo solo ringraziarle. Tu ricordati i baffi però, perché quando Poi, fai i vabbè, show. dai, quei baffi, secondo me, sai che secondo me hai un'intuizione molto felice qui. Va bene, ultima email, poi andiamo con le tre. Daniele Di Mauro. Cari o amici di Rincast, premetto che mi piacete tutti e che vi voglio bene, vi abbraccio forte e vi do un bacio sulla fronte. Detto questo, vi faccio i miei complimenti per i nuovi ospiti che sono con voi e Simone in particolare. Anche lo dico fondamentalmente. Però vi prego, ditegli di tenere spento l'aspirapolvere quando parla. A questa email era attaccato un file audio con un montaggio di Simone che succhia aria, dopo aver parlato. Simone, vuoi rispondere? No. Ok, ti impegnerai da questa puntata a non succhiare aria mentre parli? Mi sto già impegnando tantissimo. Comunque voglio far notare che ero malato l'altra settimana, quindi insomma, l'altra puntata. Allora, vedremo se questa settimana succhierai aria o no, o altro. Va bene. Puntini puntini. Allora, E3, come partiamo? Allora, io voglio parlare di due cose, ma intanto i giochi che sono stati presentati alle conferenze, eccetera, e poi un'altra cosa che mi interessa molto è il futuro delle tre, perché secondo me c'è da discutere su questa cosa qua. Allora, Vito e Alessandro, iniziate come vi pare, visto che è da un po' che non ci siete, faccio parlare Allora, guarda, parto e ti faccio un giudizio sulle tre conferenze, sì, senza entrare e poi andiamo sullo nello specifico specifico. o andiamo sui giochi? Ma sì, possiamo andare sui giochi, ma senza andarci troppo nel particolare, insomma. Dicevo, Microsoft ha provato a fare la PlayStation 4, quindi si è presentata sul palco, ha detto faccio solo giochi e ha fatto una conferenza, secondo me, da buon ritmo con tutti i giochi, solo che non aveva veramente quasi niente tra le mani. Forza Horizon 2, se vogliamo, e Fable Legends sembrava carino, insomma, questa sorta di Dungeons and Dragons rivisitato, nonostante io lo consideri un gioco per sfigati. Meglio Sony, che però ci ha infilato 40 minuti di rotture di palle sulla televisione, quindi conferenza lunghissima, Sony fa insopportabile. sempre le conferenze più lunghe, non so esattamente cosa gli fa pensare che sia meglio. Peccato perché ce n'aveva, secondo me di roba interessante ce n'aveva tanta, l'ha fatta vedere anche bene, però poi i tempi erano dilatati, anche il presentatore era proprio, non era uno di quelli che faceva spettacolo, insomma, due coglioni incredibili. Nintendo nella sua conferenzina ha fatto contenti tutti, ha fatto la roba che doveva far vedere e certo ci deve arrivare questo Wii U al 2015, non è detto, insomma, per il 2014 non c'hanno niente tra le mani, tranne Todd. E poi Smash Bros. Io non so quanto spinga le vendite. Beh, in realtà c'erano delle file assurde. Ho visto delle foto oggi, non so se seguite su Twitter, c'è questo account Fake Iwata, è uno che fa finta di essere Iwata, ma ogni tanto posta delle news effettive di Nintendo. Ha postato delle foto, delle file per provare Smash Bros. Insomma, sono molto promettenti, cioè c'è molto entusiasmo per No, ma in questa. generale sentivo anche quelli di GN Italia che dicevano che rispetto all'anno scorso c'era 4 volte le persone agli stand Nintendo, perché di roba ce n'era, c'era roba interessante, roba carina, però era tutto 2015. Va bene, ma questo è un problema un po' che hanno anche le altre Anche console. gli altri. Aless Alessandro? Allora, il mio parere sulle conferenze è grossomodo quello di. Non mi ricordo più come ti chiami. Aspetta, ah, Vincenzo, scusa. No, ma non ci sentivamo da un sacco di tempo, ho dimenticato il tuo nome. Allora, mi è piaciuta molto la conferenza Nintendo perché hanno evitato questo grande imbarazzo della cosa in diretta. Hanno fatto una roba preconfezionata già con i filmati dei giochi, le cazzatelle fatte con la plastilina per far divertire i vecchi appassionati. E hanno fatto vedere quello che c'era da fare vedere. Trovo insopportabile il vecchio schema di conferenza che Sony si ostina a seguire per prendersi le pernacchie poi ogni anno, perché alla gente non gliene frega niente dei numeri dell'industria. Sono informazioni che riguardano un certo settore del pubblico molto piccolo, specializzato. Alla grande massa interessa vedere i giochi. I giochi c'erano, però se fai vedere solo quelli e ti eviti tutto il resto, magari ti viene anche meglio. Non sono così d'accordo sul fatto che
360 non ha, che scusate, Xbox One lapsus freudiano, non avesse proprio un cazzo da mostrare, perché qualche gioco c'era in effetti, c'è quello nuovo di Platinum che si chiama Scalebound. Che sembrerebbe la versione pezzente di Dragon Art, come ho scritto sul blog giorni addietro, però siccome cosa lo fanno Dragon Art, scusa? Dragon Art è quel film con il tizio che diventa amiciccio del con drago. Sean Connery che fa il drago, non era lui. Mi pare di sì, che la voce originale fosse Sean Connery. Però ci stanno dietro quelli di Platinum fanno quantomeno dei giochi sempre interessanti, anche senza Overdrive mi sembra carino, perché è un gioco un po' buffoncello, potrebbe essere divertente. E Microsoft sì, si è resa conto finalmente, dopo che il mondo intero da 2 anni non faceva che ripeterle questa cosa ogni giorno, un giorno sì e l'altro pure, che Xbox One deve essere una console e non un media center del cazzo, perché non gliene frega niente a nessuno. Quindi un altro dietro front nella loro strategia. Sì, però attenzione, perché avevano fatto già il 180, hanno fatto un altro 180, quindi si sono rimessi dritti. Sono perfettamente allineati, hanno detto dimenticate tutto, il Kinect, buttate via tutto e abbiamo la console. Solo che Kinect non nominato in conferenza. Sì, stanno facendo un chiaro tentativo di rimozione. A me quella cosa lì è un po' stupito. Oggettivamente mi aspettavo, ho detto cazzo, stavolta, quest'anno ci avranno i giochi per Kinect. Invece non hanno proprio. No, ma sì, è chiaro. Se decidi di vendere la macchina anche senza, l'hai ammazzato il Kinect. Perché si torna al problema che aveva il Kinect per 360. Si dice poco sfruttata una piattaforma, una periferica, perché come Tommaso che lavora nel campo ci insegna, quando una periferica è tale, quindi non è obbligatoria per la macchina, hai un parco di utenti ridotto rispetto a quello della piattaforma nel suo complesso, e quindi la gente, è difficile, se non ti dà soldi chi l'ha prodotta quella roba, è difficile che ti ci vai a infilare, o comunque non lo fanno tutti. Peraltro, scusa parentesi, il precedente Kinect io mi ricordo cifre che già al lancio aveva piazzato tipo 18 milioni di esemplari, questo qui c'ha il numero di esemplari di Xbox One, e quindi sono 4-5. Appunto. Quindi già... sì, abbiamo 3 volte meno i Kinect di prima, quindi... 3 volte meno, e non cresceranno, rimarranno quelli, perché nessuno se lo va a comprare. Se già adesso evitano di parlare di giochi, vuol dire che è completamente morto, perché almeno prima c'avevi 18 milioni È chiaro, è chiaro. Kinect è morta. Però perdonami, l'hai deciso 2 anni fa che era morto, perché nel frattempo non ci hai lavorato, hanno buttato tutti i progetti. No, ma perché ci hanno provato, poi hanno visto la concorrenza con Sony non c'era, avevano bisogno di abbassare il prezzo della macchina e di trasformarla in una console semplice, più lineare possibile per fare concorrenza a Sony. Il problema, stavo dicendo, è che adesso sì hai una console, però è una macchina che non è stata pensata esattamente per quello, quantomeno non solo per quello, devi andare a fare concorrenza a una console che è diversa, è avanti su tutti i fronti, è inutile nasconderci dietro un dito, e che quindi ti viene abbastanza difficile. La via dei giochi in esclusiva è una delle poche carte che ti puoi giocare, perché con quelle alla fine le console vendono i giochi, quindi se fai dei giochi interessanti, quelli che ho citato prima non sono chiaramente titoloni che ti fanno muovere una macchina, non sono dei Mario Kart 8, però ci provano, che devono fare? Se vai a vedere alla fine le esclusive per Sony, e quindi magari dei giochi parliamo dopo, ce ne sono altrettante interessanti, anzi secondo me ce ne sono diverse molto più interessanti, però questo è, riconosco come diceva prima Vito che almeno aveva più ritmo la conferenza Microsoft, non era così pallosa, però io ribadisco il metodo Nintendo, perché fai vedere solo i giochi, la gente se lo guarda quando vuole, come vuole, si guarda solo quello e buonanotte. No, ma sono d'accordo anch'io, io lo dico da un anno che i Direct sono stati una grande idea e che probabilmente saranno il futuro dell'industria, non vedo perché questi devono continuare a spendere soldi a fare queste conferenze migliorate in cui si prendono solo merda qualsiasi cosa facciano. Bravo, è uscito un bellissimo, sai perché fanno queste conferenze? Perché poi vogliono un minimo di attenzione dalla stampa generalista, eccetera. È uscito un bellissimo articolo sul New York Times, credo. La nuova PlayStation 4 bianca di Nintendo. Ma è chiaramente quello il problema. Quando il format della conferenza, del keynote da fare all'E3, è una roba che è stata creata quando la gente che ascoltava in platea doveva scrivere per le riviste, poi è diventato la gente che scriveva per i siti. Adesso che c'è lo streaming non ha più assolutamente senso, perché la gente se lo vede da casa, quindi a quel punto prepara una roba che almeno ti mette al riparo da figure di merda, titoli che si incastrano come è successo nei vari anni, problemi vari, figure di merda di
di Cazzi Rai che faceva sul palco con la PSP, eccetera, eccetera, perché almeno ti prepari quello, fai vedere solo i giochi e buonanotte. E rischi anche meno di farti fregare i video il giorno prima, come è successo. Riesce ad essere anche più spettacolare. Sì, è chiaro, perché non ci mette mano nessuno, cioè non ci mettono mano tutte le persone che partecipano a una conferenza di quel tipo. E poi, chiaro, tant'è vero, per rilasciarmi a questo, che quando è uscito il giorno prima il nuovo video di Metal Gear Solid 5, io pensavo fosse una release ufficiale, poi è venuto fuori, no, attenzione, è un leak, è uscito prima, però era talmente in alta qualità ovunque che sembrava effettivamente uscito prima, invece era scivolato sotto il giorno prima. E fai una roba come Nintendo, la fai bella corta, compatta, con i giochi, riesci a farla anche un po' più spettacolare. Mo le scenette in plastilina possono piacere, in clay, come si chiama, clay animation, possono piacere o non piacere a tutti, però comunque fai una roba concentrata sui giochi senza troppe chiacchiere e buonanotte. Sai perché sono leakati quei video là? Allora, ho sentito un'intervista su Giant Bomb agli sviluppatori che adesso stanno facendo Sunset Overdrive, come si chiamano? Non è Naughty Dog, li confondo sempre. Quelli che hanno fatto Resistance. E Insomniac. Esatto, Insomniac. Dicevano che quando hanno presentato Resistance 3 il video per la conferenza l'hanno montato nel taxi che li portava alla conferenza, e fino alla fine hanno rischiato di non essere inclusi perché arrivano talmente tardi con queste consegne. Infatti, quando escono i leak un mese prima di cosa verrà presentato la conferenza, sono tutte cazzate, perché da quello che ho visto moltissimi titoli entrano ed escono letteralmente 5-6 ore prima della conferenza. Alcuni sono fissi, ovviamente, se sono pronti, però ce ne sono diversi che arrivano completamente proprio di corsa, come dicevo, in questo caso sono arrivati con il taxi, con il laptop che c'aveva il trailer, e può essere che non ce la facciano a essere presentati. Addirittura quando sono stato alla Gamescom l'anno scorso, c'era un ragazzo inglese che doveva presentare un titolo per Vita. Gli hanno pagato il biglietto, questo qua era un Sony l'aveva invitato, gli hanno pagato il biglietto per andare alla Gamescom dicendogli guarda che presenterai il tuo gioco, è arrivato alla Gamescom e gli hanno detto guarda che non lo presentiamo. Cioè può andare addirittura così, chiaro che poi magari ci sono dei titoli chiave che sicuramente ci saranno, però insomma può succedere. E niente, quindi quest'anno hanno detto che si sono preparati un giorno prima proprio per evitare problemi del genere, evidentemente il giorno prima è bastato per fargli leakare tutta quella roba là. Perché poi ovviamente tutta la gente che lavora lì saranno tutti videogiocatori, alcuni saranno invasati, non molto professionali, insomma se possono mandare qualcosa su internet lo fanno, eccetera. Va bene, però scusa Alessandro, io ho una domanda, cioè tu come risolveresti questa cosa delle tre? Nel momento in cui tutti fanno streaming, poi il fatto di far provare effettivamente questi giochi sullo show floor, perché da quello che so io per la stampa le tre effettivamente inizia poi quando possono mettere le mani su questi giochi, no? Sì, guarda, io non ci vado più da anni, ma ci sono stato per 7 anni di fila, e le conferenze a un certo punto sono passate dall'essere il momento chiave della fiera ad essere una rottura di coglioni alla quale dovevi andare. Quando uscivi la gente da casa sapeva già tutto quello che avevano detto, e lo sapeva meglio di te perché tu sei lì che ascolti mentre la gente a casa si guarda i video, arrivano le foto e tutto, quindi a 3000 fonti e non soltanto quella diretta che sta vedendo in streaming. Ed era tempo perso per le conferenze come Nintendo, che fanno il primo giorno di fiera, non il giorno prima. Era tempo perso allo show floor mentre i tuoi colleghi erano già là che provavano i giochi. Il futuro dell'E3, secondo me lo show floor è insostituibile. Io tornerei, è una roba che ribadisco ogni anno, però so che non piace a nessuno e quindi non la faranno mai. Tornerei a una formula come quella del 2007, di una roba più professionale fatta in un contesto adeguato. Quell'anno lo fecero a Santa Monica e non al Convention Center di Los Angeles, come ricorderete. C'erano degli alberghi, si andavano a provare i giochi, guardavi soltanto quello, non c'era la ressa, non c'erano le donnine, non c'era il casino, ma almeno potevi sentire cosa ti diceva il tizio che ti stava mostrando il gioco. Perché quella formula è fallita? È fallita perché la gente voleva il bordello, voleva le donnine svestite, e quindi gli americani volevano l'americanata. Adesso, se voi andate all'E3, come in tutte le grandi fiere, immagino a Tommaso sarà capitato spesso, c'è questa cosa assurda che tu entri in un booth per vedere un gioco a porte chiuse, perché al di là delle presentazioni che ci sono presso gli stand, e sono ovviamente i giochi probabili da tutti, fai la fila e giochi, ci stanno delle presentazioni a porte chiuse, cosa che al TGS per esempio c'è molto poco, invece all'E3 è
e il grosso dei titoli importanti li vedi così, cioè magari fuori ti fanno vedere un gioco, ma quello più importante, il titolo AAA che hanno di cui hanno mostrato il video, te lo fanno provare, oppure c'è uno che lo gioca per te e tu lo guardi all'interno del boot, all'interno dello stand. Quindi diciamo, in questo caso per esempio potrebbero aver fatto provare a qualcuno un nuovo Uncharted, diciamo così. Per esempio, non lo so, ma per esempio sì. Poi ci sono degli embarghi clamorosi, quindi magari non ne puoi parlare per un mese o per 20 giorni, però comunque sì, tu entri all'interno dello stand e ti mettono un paio di cuffie, perché il tizio che è un metro di te ti parla del gioco e tu non lo senti perché c'è talmente la musica sparata ad alto volume fuori che non senti assolutamente una mazza. Quindi tu ti fai una giornata intera passando da una cuffia sudata all'altra e alla fine torni a casa con la testa come un pallone. E per quello si ammalano tutti quando... Eh sì, ma perché poi stai lì, l'aria viziata, corri da una parte all'altra, è faticosissimo. Invece una formula più pratica, più professionale, innanzitutto dovresti ridurre l'accesso, perché lì è una fiera aperta soltanto agli addetti al settore, ma ci entrano cani e porci, perché basta avere un blog e mandare una serie di cose, una serie di link e ti danno l'accredito. Salvo poi, ho visto giornalisti di testate importantissime italiane di quotidiani che arrivavano lì e gli avevano bruciato l'accredito per un qualsiasi motivo e quindi hanno dovuto far casino. Fai lì, fai provare i giochi in un contesto più ordinato dove comunque ha senso, e poi ha senso andare lì a provare il gioco, ci capisci qualcosa, e poi le conferenze no, fai una roba come Nintendo, la mandi direttamente in streaming, tutti se la vedono magari il giorno prima senza dover correre da una parte all'altra. Tra l'altro negli ultimi anni, negli ultimi 5-6 anni si è sviluppata accanto alle tre conferenze principali dei produttori di console, si sono affiancate alle conferenze di Ubisoft, Electronic Arts eccetera, che sono nella maggior parte dei casi delle robe completamente inutili, come si è visto. Devi andare lì, perdi 3 ore di vita per seguire 4 cazzate, perché un'azienda quanti giochi interessanti potrà mai presentare. Quindi fare una roba... A me della conferenza 3 ha fatto morire questa cosa, che hanno detto stiamo lavorando a un nuovo Mass Effect e hanno mostrato degli artwork di quelli vecchi, sì, e poi sì. E abbiamo anche una nuova IP e non ha detto niente della nuova IP. Sì, ma è così. Io negli anni ho assistito a delle conferenze, una di Ubisoft mi ricordo clamorosa, era nel 2009, nel 2010, con la gente che dormiva in prima fila perché presentavano il gioco di Pelé, di cui non fregava un cazzo a nessuno. La gente non ricorda nemmeno quando è uscito sto cazzo di gioco, siccome avevano Pelé come ospite che è salito sul palco, allora devono far vedere questo gioco perfettamente inutile e la gente si addormenta. Per Wii, tra l'altro, Academy, sì, Social, una cosa del genere, la gente si abbioccava, vi giuro, si abbioccava in prima fila. Quindi ho visto una conferenza di Konami in cui non fu mostrato nemmeno una schermata di un singolo gioco. È arrivato un tizio giapponese che ha parlato per mezz'ora col traduttore, quindi con il grande ritmo di ogni frase che doveva essere tradotta, dei prossimi giochi, dei giochi futuri e basta, arrivederci, ciao. E quello era stato una roba perfettamente inutile. E quindi secondo me la formula andrebbe un attimo aggiornata, perché tende a... Così com'è, almeno il meccanismo delle conferenze, ripeto, non la parte giocata, non la vedo più molto utile. E io devo dire che quest'anno anche testate abbastanza grosse, per esempio Giant Bomb, che io seguo, so che hanno mandato solo uno al posto di andare tutti, come facevano di solito, perché alcuni hanno deciso, guarda, ce lo guardiamo da casa, che tanto è uguale. Effettivamente capisco che possa essere così, perché quando sei in fiera e ti chiudono dentro le stanzette per vedere i giochi, così effettivamente non hai l'idea di quello che succede attorno a te. Quando hanno presentato PlayStation 4 a New York, che c'ero anch'io per la presentazione di Resogun, io mi leggevo, cioè nelle pause per andare in bagno mi leggevo le news di quello che stavano dicendo 2 piani sotto, perché non avevo nessun feedback in tempo reale, quindi dovevo andare su internet a leggermi quello che succedeva a 50 metri da me, insomma. Quindi, vabbè. No, È così, in effetti tu lì sei sconnesso, e per questo è utile in effetti mandare tante persone, al di là di quello che ha fatto Giant Bomb, perché più giochi riesci a provare, sei su più piattaforme contemporaneamente, vai a provare più giochi, hai più roba poi di cui scrivere, però non per le conferenze, sicuramente non per le conferenze. Questa cosa delle conferenze non può essere un avvicinamento un po', insomma... visto che consideriamo che c'è lo streaming, una sorta di TV della spettacolarizzazione che tanto secondo me Nintendo, Ubisoft e quindi i grandi player dell'industria vogliono, cioè loro hanno comunque dei contenuti video finalmente, tra l'altro tutti in un contorno di un evento, quindi in un contorno temporale abbastanza limitato, con cui possono, non dico inondare le televisioni di tutto il mondo, perché probabilmente non succede, però sono convinto che negli States è una cosa molto seguita le loro conferenze, no?
Ma non lo so, negli States sono molto seguiti, soprattutto i giochi quando vanno da Jimmy Fallon a presentare un gioco o negli altri show importanti. La conferenza di per sé non lo so, cioè su internet per un pubblico di appassionati sono molto seguite. Non so se a livello televisivo possa aver senso mandare filmati su filmati di giochi, perché paradossalmente, per quanto può sembrare strano, ci sono molte persone, anche videogiocatori, ai quali dei filmati di per sé non frega nulla, interessa soltanto provare i giochi effettivamente, se togliamo tutta la fascia di giocatori hardcore e invece vuole sapere anche le virgole di ogni gioco. Quindi non lo so, in effetti la mia risposta è non lo so, però Io la vedo come una cosa molto spettacolare comunque sia, dove veramente molti si tirano le pippe, no? Sì, ma se spettacolarizzazione deve essere, tanto più deve essere fatta come si deve, devi ammazzare i tempi morti che invece sono quello. Quello sì. Va bene, Vito, andiamo un po' più nello specifico delle conferenze, con quale vorresti partire? Beh, partiamo dalla prima, da Microsoft. Ma andiamo, cioè, più delle conferenze, perché in realtà hanno parlato solo di giochi, parliamo dei giochi, perché in realtà grandi servizi o periferiche non se ne sono viste quest'anno, quindi andiamo direttamente sui giochi. E quindi ci abbiamo, vediamo, allora, molto molto bello Assassin's Creed Unity, che ovviamente probabilmente sarà una merda. Io non ho capito però come mai non sia stata mostrata assolutamente Comet in tutta la conferenza. Scusa, non si è stata mostrata cosa? Comet, l'altro Assassin's Creed, quello che uscirà per PS3 360. Perché evidentemente non è all'altezza tecnicamente, non volevano... Ma lo sai perché lo dico? Perché in realtà... Black Flag, che è un gioco sicuramente proprio di un'altra categoria rispetto al 3, che era veramente una merda spaziale, sembrava comunque fatto da altre persone, da come avevo capito io erano quelli di Black Flag che andavano su Comet e quelli del 3 che erano da tempo su Unity, quindi Unity sarà una ciofeca insopportabile e un po' di speranza ce l'avevo in Comet, però non si è neanche visto da lontano, insomma. Unity, vabbè, parte la rottura di palle incredibile su sta cosa del protagonista femminile, diciamo che si è vista tanta grafica, per il resto mi pare in linea con gli altri Assassin's Creed. E poi basta, io altre cose, ho visto quel Fable Legends che sembrava simpatico, ma si è visto pochino, Witcher 3, The Witcher 3, che vabbè, c'è tempo, poi... Vediamo, sto cercando una lista. The Division, si è visto ancora una parte giocata, ma non ho capito se è un semplice sparamuretto con super grafica. Bisognerà vederlo online poi sta cosa, io non lo so. Ma aspettavo qualcosina di più in realtà di loro, ecco. Fondamentalmente di nuovo non si è visto proprio nulla, c'è solo quel gioco indie col mostro, la foresta... Sì. Moon Studios si chiama Ori and the Blind Forest. Esatto. Ori and the Blind Forest. Sì, vabbè, cosette che però dall'altra parte ne escono, tipo su Steam, di quei giochi lì ne escono 22 al giorno, insomma. Sì, infatti. Cioè, ma almeno a queste conferenze mi aspetto i AAA, poi per tutta quell'altra roba c'è tempo. Onestamente, non da fan della serie, lo dico, sono comunque stato contento dell'annuncio di Halo Collection, Master Chief Collection, perché comunque sia poter rigiocare gli Halo principali in HD, tutti in un disco, probabilmente venduto a prezzo ridotto, poi bisogna vedere quanto, su Xbox One, è una cosa che mi attizza. Sunset Overdrive, Vito? Guarda, mi è caduta la connessione quel video, l'ho rivisto dopo, insomma, a me non fa impazzire, è proprio il genere di gioco che non mi toglie proprio il sorriso, insomma, non dice proprio niente. Bei colori, ma due palle. Quindi, scusa, perché ti è piaciuta questa conferenza Microsoft? In realtà no, cioè... No, ho detto che c'aveva gran ritmo, c'aveva un po' di roba, ma secondo me è debole, eh? No, come giochi secondo me c'era poco che interessasse me, quantomeno. Perché Halo 5 hanno fatto, di nuovo, c'era solo CG fondamentalmente. Secondo me il più interessante mi è sembrato sto Fable Legends, che c'è questa modalità dove uno può fare il cattivo e fare lo spawn dei nemici mentre gli altri cercano di sconfiggere, insomma, lo stage. Quello mi è sembrato simpatico, poi bisogna vedere quanto vario può essere. Rispetto agli altri Fable che mi sembrava una rottura di coglioni incredibile, questo mi sembrava un po' più carino. Scusa Simone, dimmi. No, figurati, bisogna vedere se è un multiplayer che poi attecchisce sulla community, nel senso che l'idea è molto figa, però se è tipo il multiplayer di Bioshock 2, che l'idea era molto figa ma poi la gente non ci gioca, sarà comunque difficile provarne potenzialità, no?
Sì, è difficile perché in realtà i multiplayer che attecchiscono non è che ce ne siano così tanti. Siccome ogni gioco adesso c'ha il multiplayer, comunque la community è molto frammentata e... Sì. Frammentata, scusate, sto pronunciando in inglese. E niente, poi alla fine si ritrovano a giocare sempre sulla solita roba che è Call of Duty, sarà, non so se adesso Titanfall è ancora molto frequentato, probabilmente sarà il prossimo Battlefield, eccetera. Per quanto riguarda Crackdown, a me la serie non ha mai interessato particolarmente. Questo parla di grande distruttibilità degli ambienti e in questo senso veniva citata anche questa computazione cloud di Xbox One. Io ci vorrei credere al nuovo Crackdown, perché il primo mi era piaciuto tantissimo, penso sia uno dei giochi di supereroi, perché poi alla fine quello era, guidavi un tizio che saltava come Hulk da una parte all'altra, sarà anche che è stato uno dei primi di questo tipo, della generazione precedente, però mi era piaciuto molto. Questo, il secondo mi aveva fatto cagare, qui c'è di nuovo Dave Jones che è il creatore del primo, oltre ad essere un personaggio molto noto alle cronache dei videogiochi, e ci voglio crederci. Ci voglio crederci. Perché è molto noto, scusa, non è molto noto a me? Perché Dave Jones ha un curriculum pazzesco alle spalle, non, non ha iniziato come sviluppatore, no? Pensavo che avesse tipo pugnalato qualcuno, una roba genere. Io aspetterei di vederlo, ecco, anche io il primo mi era piaciuto molto, soprattutto le scalate del primo mi erano piaciute tanto. Sì, bellissimo, bravo, quando acquisivi man mano, miglioravi i tuoi poteri, potevi salire più in alto, quindi c'era questo sviluppo sempre più verticale del gioco, bello, sì, bello. Ma Project Spark, io continuo, ogni volta che lo vedo continuo a capire sempre meno di che stanno parlando. Poi vabbè, ci hanno infilato dentro un Conker che mi è venuto duro, ma tutto lì. Sì, ma anche lì non si capisce esattamente, cioè Conker è uno, sarà una skin che si può usare, credo. Così è sembrato, esatto. Ma ascolta, tu invece che c'hai scusate che mi interrompo, giusto per chi è all'ascolto, David Johnson, l'abbiamo detto, è quello di DMA, DMA Design, il creatore di Grand Theft Auto, tra le altre cose, giusto per dire. Ok, quindi insomma un pedigree di tutto rispetto. Sì, Lemmings e 2000 altri giochi. Vito, tu hai che il playset Forza Horizon 2, che tra l'altro non so neanche è compatibile. Io me lo do, sì, l'ho preso, l'ho ordinato per 360, insomma, perché per 360 ancora è buono il playset, per One no, quindi One si fotte, è tutto lì il discorso. Tu dici che non uscirà mai un... No, l'ha detto proprio assolutamente proprio la Fanatec, che non ha intenzione, che non ce la fanno, ha detto che dovrebbero rispendere tutti i soldi, cambiare cose, quindi hanno proprio rinunciato. Cioè non fanno più playset? No, sì, faranno un altro volante, non è che ricambio volante adesso, insomma, compro PlayStation 4 e gioco altre 6 minchiate che escono per PlayStation 4. Quindi, diciamo, nel giro di 2 anni il tuo PlaySit sarà completamente inutile? No, il mio PlaySit è buono per il volante, insomma, è buono. Vabbè, sia ma solo per perché sei invidioso del suo volante, non è che ci puoi fare così. È buono sia per PlayStation 4 che per PC, tra l'altro. Guarda, io non sono un grande fan dei giochi di guida, però effettivamente il suo volante è... qualcosa. Però gnè. Ma scusa, non è buono un cazzo, e allora? Non è buono con One, no, e loro si fottono, e se giocano Forza 5 col pad? Ma no, sai, quell'uva attaccata al tuo volante non è per niente buona. La domanda era se fra 2 anni ti vedi ancora a giocare col 360, ecco. Ma tra 2 anni magari devi buttare la console. Ma onestamente fra 2 anni, adesso non mi vedo a giocare col One, mi dirai. Va bene, no, vabbè. Mi vedo bene col PC, tutto più. E mi vedo col PC, col portatile che mi streama i giochi dalla camera, con Steam in home, e ci gioco col volante. Ma tu l'hai comprato One, tra l'altro? Non so mica se no. Non l'hai comprato? Sei un non-believer? Come mai? No, né quello né PlayStation 4, in realtà. Perché non c'è niente a cui giocarci, che devo fare? No, beh, effettivamente. La 690, incredibilmente, ha funzionato per il momento. Attenzione, per questo il Vito c'è sparito da abbiamo scoperto, perché non sapevo un cazzo da dire, perché non si è comprato le console nuove. Ok. No, però effettivamente, cioè, devo dire la verità, che io PlayStation 4 ultimamente la sto accendendo solo per scaricare i giochi del Plus, che poi non provo, e poi... Io sto giocando a Final Fantasy 14, quindi sto usando soltanto la PlayStation 4. Ma è bello sto Final Fantasy 14? No. No, però è uno di quei giochi che, anche se sono brutti, ti ci attacchi, porca puttana, non riesci a staccarti. Va bene, allora proseguirei con Sony. Alessandro? Allora, Sony, giochi di Sony, innanzitutto No Man's Sky. Attenzione, perché No Man's Sky potrebbe essere il gioco che il qui presente sta aspettando tipo da quasi 30 anni. Perché da quando giocavo ad Elite sul Commodore 64, parliamo del tardo Cretaceo, c'era questa cosa che tu viaggiavi nello spazio, però i mondi erano quello che erano, una serie di lineette. Scusa, quindi... parentesi, ho visto David Braben di recente a una conferenza. Hai visto il nuovo Elite su cui stai lavorando? Sì, ho visto. Quello sembra una figata totale.
Va bene, ma tu dici Star Citizen? No, 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 cioè sta facendo un nuovo Elite. Il nuovo Elite, sì, sì, ok, ok. Questo è uno dei giochi, assieme a quelli, che potrebbe effettivamente rappresentare il sogno che ho da ragazzino, cioè il fatto che tu voli nello spazio con un simulatore spaziale, poi vedi un pianeta, entri nella sua atmosfera e scendi sul pianeta. Al momento c'è ancora una cosa parecchio brutta, che è questo stacco tra la superficie sferica, diciamo così, del pianeta e poi effettivamente la grafica del pianeta una volta che ci finisci sopra. C'è questo stacco che ti fa passare, insomma, da un mondo sostanzialmente bidimensionale, o comunque sta sfera che tu vedi all'alto, a quello che poi è l'insieme di valli con alberi, foreste e quant'altro, dove ti infratti una volta che arrivi giù, specchi d'acqua, eccetera. C'è questo stacco, secondo me, un minimo. Si nota e ti butta un attimo fuori dalla meraviglia che potrebbe essere il resto. Poi il gioco come sarà non lo so, però ha tutti i presupposti per essere un gioco che mi piaccia tanto. Ma l'idea è di inserirci degli obiettivi o di farti solo visitare? No, credo proprio che tu debba fare della roba. No. Allora, io ho sentito un'intervista, devo dire una cosa, Hello Games, l'idea è fichissima, mi preoccupa un po' perché sono un team di 4 persone e il gioco, sì, che hanno fatto prima era Joe Danger. Che è vero. Bello, però insomma lo scopo, tutt'altro, sì, diciamo, tutt'altra, la grandezza del progetto, diciamo, è tutta un'altra roba. Tutto un altro scopo, è vero. C'è anche questa roba dei mondi sviluppati automaticamente, no? Come si dice, in maniera procedurale giusto? Sì. Che da una parte è figo, loro ti dicono ogni mondo è diverso dall'altro e ogni volta che ci vai trovi un posto diverso. Però potrebbero essere tutti noiosi, quello è il problema. Esatto, c'è il rischio che possano venire fuori delle cagate. Però a livello di aspettative o comunque di attesa o di scimmia pure semplice che mi ha messo addosso, questo è il mio gioco dell'E3, cioè il gioco che mi ha fatto... Una cosa che dicevano, l'ho sentito in un'intervista, che dicevano molto interessante, è che in realtà c'è il permadeath. Cioè, tu tutti i pianeti che hai scoperto, le risorse che hai accumulato, i nemici che hai ucciso, eccetera, rimangono con il tuo personaggio. Ma se tu muori, perdi tutto. E quindi diciamo, questo ti fa esplorare il gioco in maniera decisamente diversa. Potrebbe essere un meccanismo interessante, potrebbe essere una roba insopportabile, quindi... Sì, anche perché non puoi giovarti dell'esperienza acquisita come succede nei giochi in cui crepi e perdi tutto, perché se vengono sviluppati, si sviluppano ogni volta in modo diverso i mondi di gioco, te la pigli in saccoccia. Può essere che magari puoi mantenere, che ne so, il denaro, puoi mantenere degli item o cose del genere. Non so qualche tipo di progressione nel gioco penso resterà, altrimenti mi sembra un po' difficile. Però comunque, per quanto riguarda altri giochi esclusivi di Sony, beh, c'è la versione remastered di Grim Fandango, che ha fatto arrapare i vecchi giocatori delle avventure di una volta. Non è che ci sia da dire granché, anche perché non si è visto una mazza al di là del faccione di Tim Schafer, però comunque è una figata che riportino in auge Grim Fandango. Tra l'altro si ricollega a una predizione che avevo fatto anni fa, un paio di anni fa, quando, o l'anno scorso, quando Lucas ha venduto tutta la baracca a Disney. Io scrissi che una delle IP che sarebbe stato fico, conoscendo Disney, riportare avanti era Grim Fandango, perché ne verrebbe fuori un film d'animazione bellissimo, e siamo sulla strada giusta. Sì, è un passettino in quella direzione, riportare in ballo il gioco, oltre al fatto che permetterà a una nuova generazione di debosciati di conoscere uno dei giochi più belli della storia dei videogiochi. Questo penso possiamo dirlo senza esagerazioni di sorta. Altri giochi non ricordo, c'è Bloodborne, che è, sì, quello, sì, del creatore di From Software e del creatore del primo Dark Souls, nonché di Demon Souls, quindi immagino un gioco bello bastardo, e visto che Dark Souls 2, pur essendomi piaciuto tanto, l'ho trovato molto facile, è meno ispirato alla fine, dopo averlo finito una volta e mezzo, meno ispirato del suo predecessore. Spero che ne venga fuori, che il signor Miyazaki, mi pare si chiami, tiri, sì, fuori un altro gioco, Hidetaka Miyazaki tiri fuori un altro gioco di Meijugori. E... un gioco di Meijugori. Sì, un gioco da nodo. E niente, poi c'è... In realtà, scusa, ho una domanda, ho una notizia da insider, diciamo così, ho sentito delle voci di corridoio che dicono che stanno, come target hanno i 30 fps per Bloodborne, che secondo me è un po' uno scandalo, devo dire la verità. Onestamente su PS4 un gioco del genere, considerato che comunque anche Dark Souls non è che sia proprio un gioco pesantissimo, su PC, cioè 60 sarebbe proprio... un'altra cosa, ecco, 30 mi dispiacerebbe un po', speriamo che riesca a passare.
30 su PS4 sarebbe una bella merda, però vero è che con tutte le magagne grafiche e tecniche che avevano, e ne avevano tante, se ci avete giocato ricorderete, il primo Demon's Souls soprattutto era una roba inguardabile, che appena finivi in un posto un po' più ampio di uno stanzino delle pulizie incominciava a scattare tutto quello che c'era sullo sfondo. Nonostante questo mi ha fatto arrapare tantissimo, quindi spero che comunque venga un gioco quantomeno all'altezza, più che tecnicamente, perché loro non sono dei mostri. No, infatti sono delle mezze serie. Si fanno fare le patch dai fan in una settimana che gli sistemano il gioco. Tipo. È questione di pochi mesi fa la clamorosa retromarcia che hanno fatto su Dark Souls 2, che è venuto completamente diverso da quello che ci avevano mostrato, perché o non ce l'hanno fatta a portare avanti quel tipo di grafica, o quella era la grafica della versione PC e ci hanno preso per il naso per un bel po' di tempo. Su PC non è come l'avevano mostrato. È comunque brutto come la versione, cioè è no, comunque no, su PC è 60 fps in HD, ma non c'ha tutti quegli effetti di luce della Madonna. Ah, perfetto, perfetto, esatto. Quindi di quello stiamo parlando. Loro tecnicamente sono incapaci, però da loro mi aspetto un gioco ispirato dal punto di vista della struttura, del gameplay, insomma, un gioco sulla falsa riga di Demon's Souls e Dark Souls, magari un po' più impegnativo di Dark Souls 2. E niente, gli altri titoli mi pare come esclusive non ne ricordo altre. Cioè, diciamo. The Order sì, se ne era già parlato prima. Tipo Magica. Simone, ti sento un po' lontano, ti stai... No, sono solo in piedi, così almeno la tensione. Sì, però ti sentiamo un po' come se fossi dal tuo vicino strano. Di casa, in realtà. No, non mosso nulla. Poi c'è stata questa grande sorpresa di The Last of Us Remastered, che sapevano tutti sarebbe uscita a luglio, e infatti esce a luglio, e di cui, questo lo diciamo a beneficio di Tommaso che vivendo all'estero non lo sa, stanno frantumando i maroni, perché appena accendi la televisione ti fanno vedere la pubblicità con la voce di Pino Insegno che ti dice accattati una PS4 perché mo esce The Last of Us Remastered. È un gioco che ha vinto 200 award. Sì, chiaro, no, per carità, il valore del gioco non si discute. È che ovviamente per chi l'ha già giocato non è la stessa cosa, per quanto dentro ci sia il DLC, quello della storia che si chiama Left Behind, se non sbaglio, l'appeal ovviamente è molto ridotto. Io me lo rigioco volentieri personalmente, però non è esattamente un gioco che mi spingerebbe ad acquistare una PS4. Anche perché te probabilmente non lo paghi, però diciamolo. No, io i giochi che mi piacciono me li compro, caro il mio con i soldi dei tuoi lettori, però con i soldi ottenuti vedendo le macchine dei fighetto, quindi con i milioni di euro che ricavo dalla vendita di seconda mano delle macchine dei fighetto. Poi ci stanno tutti i titoli di cui non abbiamo parlato, che sono quelli multipiattaforma, al di là di Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Se pensi anche un Little Big Planet 3, però Ferruccio non credo te lo perdonerebbe facilmente. No, però ti stavo per parlare del nuovo gioco di Yoshi, che più o meno andiamo lì a parare. Sì, a me di Little Big Planet non me ne voglia il nostro. Effettivamente sono molto deluso da Little Big Planet 3. Cioè, Media Molecule era tempo che passasse ad altro. Secondo me hanno fatto un ottimo lavoro con Tearaway. So che a Vito non è piaciuto, a me sta piacendo veramente tanto. E cioè, sarebbe stato bello vederli su qualcosa di diverso da Little Big Planet. Anche perché non so mica quanto sia un system seller Little Big Planet. Cioè, ormai ha fatto un po'. Sì, ormai ha fatto il suo. Poi il trailer non era neanche granché rispetto al trailer di Little Big Planet 2, era boh. No, sì, sembra in HD, c'ha dei personaggi nuovi, carini, le idee sono simpatiche, però cioè, non è che sembri proprio questa rivoluzione incredibile, ma... Altri giochi, mi è piaciucchiato il video di Far Cry 4, perché il 3 mi è piaciuto tantissimo, anche se sta cosa di mettere un nuovo psicopatico al posto dello psicopatico del 3 mi sa tanto di More of the Same scritto gigantesco a titoli cubitari appena inizia a giocare. Però ci stanno gli elefanti, è figo, ci stanno le wingsuit dall'inizio, quindi figo. Speriamo che non esplodano. Speriamo sia divertente come il 3, perché il 3 a sorpresa, perché non me l'aspettavo per niente, è stato uno dei giochi degli ultimi anni che mi hanno divertito di più, semplicemente. Non aveva nulla di per sé di originale, ma era molto divertente. E mi ha scimmiato abbastanza anche FIFA 15, perché sarà che ho giocato molto alla versione PS4 del 14, e pur vedendosi che era semplicemente la versione precedente con una grafica più bellilla, però il 15, un gioco di nuova generazione, pensato direttamente per la nuova generazione, sulle basi di FIFA, che comunque è un ottimo gioco, è diventato un ottimo gioco, mi sembra molto figo. C'è quella scena che hanno fatto rivedere al di là di tutta la fuffa, la squadra che seguirà il tuo gioco e tutte quelle minchiate che ti ripetono ogni anno, che poi vai a sapere se sono vere. C'era quella sequenza
salvataggio sulla linea, mi pare, da parte di Abate del Milan, che era due secondi di calcio digitale, di orgasmo digitale legato al calcio. La versione PC quest'anno sarà quella nuova, vero? Penso che hanno finito di vendergli quella PS2, penso che sono rimasti due, gli acquirenti di FIFA sono rimasti due, no, ma quest'anno migliora, gli danno quello vecchio, no, ma quest'anno guarda, hanno promesso. E niente, GTA 5 che arriva sulle console, anche questo è una roba abbastanza telefonata, e mi sarebbe piaciuto molto vedere un po' di più di Mirror's Edge 2 invece di quella roba ridicola che hanno mostrato, cioè Fate, in cui tra l'altro, cioè, non è che si veda una grande differenza, è più bello graficamente, però fondamentalmente sembra identico. Sì, questo è chiudo perché mi sto dilungando troppo. Tende a dar conferma di quello che si è sempre detto da un anno a questa parte, cioè che questo Mirror's Edge 2, che tra l'altro si chiama Mirror's Edge, il logo è Mirror's Edge, sarà più che altro una versione, un remake del precedente, che tanto se lo sono comprati in due, pur essendo un gioco a mio parere bellissimo, se lo sono comprati in due, quindi io vogliono sostanzialmente 42 versioni alla fine. Bravo, bene, io ogni volta comunque perché talmente pena e ne vedevo bravo, esatto, e vedevo quelle copie a un euro, mi piangevo il cuore, le compravo per provare a regalarle a qualcuno, perché era finalmente un gioco originale, abbiamo parlato tutte volte, eccetera eccetera, quindi secondo me, visto che non sono riuscita a imporre l'IP su cui hanno speso comunque tanti soldi all'epoca, proveranno a rimpingercela di nuovo, a riproporcela di nuovo. Chiudo con Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Ci sono dei momenti, ci sono dei momenti in cui Kojima secondo me dovrebbe ingaggiare un regista, cioè guardando quel trailer ho pensato, ci sono un paio di sequenze, una carrellata orizzontale in cui i tizi sparano e dei tizi sparano con i fucili, si vedeva proprio che era un videogioco, una sequenza montata per scimmiottare il cinema, ma senza riuscirci. Però dall'altra parte penso che se è così particolare il gioco e non è la solita roba, il solito videogioco, possa piacere o meno l'abuso che lui fa dei dialoghi e tutto il resto, oltre che il nuovo approccio open world che ha preso la saga, comunque continua ad essere Metal Gear Solid, continua ad essere una roba particolare proprio perché Kojima può fare il cazzo che vuole e nessuno gli può dire niente. Cioè Kojima si arriva e dice mettetevi tutti le scarpe sulla testa, la gente lo fa e muti. Questa perché volta sbaglio o comunque di gameplay non si è visto niente, c'è solo il trailer cinematografico e basta. Sì, cioè, è anche vero che dopo aver visto la demo che hanno venduto alla gente, comunque cosa aspettarsi del gioco in parte la gente lo sa, o comunque l'approccio con la grafica della nuova generazione di Metal Gear Solid, l'approccio c'è già stato direttamente perché la gente l'ha già giocato, quindi comunque era più interessante, secondo me hanno fatto bene, era più interessante far vedere aspetti della storia che ti invoglino ad aspettarlo e comunque a giocarlo. Devo dire che Kojima è uno di quelli che nei trailer fa degli spoiler incredibili, infatti io cerco di limitare molto la roba che vedo perché, beh, per esempio per Ground Zero, che io sappia, ha rilasciato talmente tanti trailer che c'è praticamente tutta la storia tranne proprio gli ultimi 5 minuti. Vabbè, quelli erano 3 minuti di gameplay, ha fatto 2 minuti di trailer e c'è arrivato. Per The Phantom Pain la cosa bella non è tanto gli spoiler o comunque le sequenze che fa, ma l'interpretazione delle stesse, perché tu il giorno dopo, due secondi dopo l'uscita di un trailer di questo tipo, vai su NeoGAF e ci sono tutte le spiegazioni possibili e immaginabili sul perché Snake c'ha il volto coperto di sangue, eccetera, eccetera. Quindi sì, ma è questo, fa parte del pacchetto, cioè Metal Gear Solid in generale è anche questo. Va bene, Simone, allora intanto volevo farti una domanda sulla conferenza Microsoft. Hanno parlato un po' della nuova season di Killer Instinct. Tu, da giocatore di Killer Instinct, cosa ne pensi? Beh, hanno detto purtroppo poco, hanno fatto vedere che ci sarà un nuovo personaggio, un pugile, tra l'altro nuovo, nel senso che non viene dal vecchio Killer Instinct. Non è TJ Combo? Oh, sì, è TJ Combo? Io ho capito di sì. Ah, l'ho detta grossa, quindi mi è sembrato comunque sì. È TJ Combo, non ti mortificare adesso. Un pochino sì. No, perché mi speravo tanto in Cinder e invece non è successo ancora, non me lo regalano. Comunque quello che hanno detto fondamentalmente è che loro continueranno a sviluppare contenuti per questo gioco, che però io ti dico che già adesso mi sembra aver perso un po' dell'attenzione che c'era intorno. Provano a spingerlo molto su Twitter con i tornei fatti su Twitch, gli streaming eccetera, però ho visto che online, almeno quantomeno negli orari in cui gioco io, la presenza è molto diminuita. E poi non so poi se questa cosa della season, cioè
arriveranno quindi a si parla di autunno, a dare questi nuovi contenuti che sono fondamentalmente solo dei nuovi personaggi. Non so se appunto ci vuole anche magari qualcosa di più per continuare a acchiappare l'attenzione dei giocatori. Sì, secondo me non sei convintissimo della formula, ecco, diciamo così. No, non per un gioco del genere, cioè qui secondo me è stata più brava Capcom a rilasciare un gioco all'anno in cui però ti dà un pacchetto sostanziale di aggiornamenti. Poi onestamente io sono convinto che se non patchi questo tipo di gioco che è dedicato esclusivamente al multiplayer un po' rimane indietro, perché se ci sono, ed è evidente che ci siano, degli sbilanciamenti tra i vari personaggi, vanno corretti e loro non lo stanno facendo. So anche che comunque ci hanno avuto problemi adesso nel cambio di testimone, insomma, di chi sviluppa, perché con l'acquisizione da parte di Amazon dei creatori di Killer Instinct adesso dovranno dare a qualcun altro, o sbaglio? Questo correggetemi voi. No, c'è una, non mi ricordo come si chiamano, ma comunque ha fatto il passaggio di testimone, effettivamente non deve essere una cosa semplice. Ma comunque, ecco, ripeto, sulla conferenza Microsoft a me, come diceva Vito, è piaciuto tanto il ritmo, il fatto che, ecco, sembrava davvero uno spettacolo, uso le virgolette, e per quanto riguarda i giochi presentati, effettivamente mi sono esaltato con ben poco, visto e considerato che io non mi esalto con Halo 5, e tra l'altro quello era un trailer in CG, non vedo cosa avesse, cioè, a parte questo indie, però come avete detto voi su Steam ne trovi 20 al giorno. Ascolta, no, Simone, vorrei farti fare due commenti, non so se tu sei un Nintendaro o no, sul Direct di Nintendo, più che altro sui giochi che sono stati presentati. Magari forse il tuo genere è no, io adoro Nintendo, Smash Bros. Io ho ricominciato a giocare tra virgolette ai videogiochi dopo, nel senso che io ho giocato per 5 anni a StarCraft, solo a StarCraft, e poi mi sono comprato un GameCube, quindi ho saltato 5 anni di PlayStation 2, PlayStation 1, anzi PlayStation 2 no, PlayStation 1 comunque sì sicuramente, e poi mi sono ributtato dove il mio cuore batteva. Poi certo l'era Wii non è stata delle migliori, almeno secondo me, però sono un Nintendaro. Vabbè, quindi... allora di questa conferenza, insomma, tu il Wii U ce l'hai o no? Io il Wii U non ce l'ho, ma lo sto per comprare. Ok, t'ha convinto la conferenza? No, non mi ha convinto la conferenza, però comunque sia io devo avere una console su cui girerà, anche se nel 2015, il nuovo Zelda, e poi onestamente sono molto interessato a Mario Kart 8 dopo averlo provato. Ho capito, va bene, degli annunci che ci sono stati, cosa ne pensi? Allora abbiamo, ti faccio un riassunto di quello che è stato presentato. Allora intanto abbiamo due giochi action. Allora, per me il Wii U in questo momento è la console con i giochi giapponesi. Chiaramente gli sviluppatori occidentali non sono molto interessati, quelli orientali invece sì. Abbiamo un Bayonetta 2, abbiamo Devil's Third. Intanto non so se vuoi fare un commento su questi due qua. Allora, Bayonetta 2, io ho giocato il primo finendolo e effettivamente mi era piaciuto, anche se quello, ecco, proprio non è molto il mio genere, non ho mai adorato, gradito Devil May Cry, però questo Bayonetta 2 mi sembra, poi dai trailer, quindi è difficile giudicare senza essere, insomma, in grado magari di averlo provato e quant'altro, mi sembra un po', non lo so, io non ci scommetterei, vediamo, voi che dite? Io devo dire la verità, l'uno ce l'ho, non ci ho ancora giocato, quindi faccio fatica a dire. In realtà mi interessa, secondo me è stato anche una buona mossa quello di avere, credo sia solo un'edizione speciale che contiene anche il primo Bayonetta. Comunque è una mossa interessante per chi comunque non l'aveva giocato, anche se adesso su 360 io mi pare l'ho comprato a 9 euro. Quindi ho tutta l'intenzione di giocarlo prima del 2, quindi voglio, ma in realtà io lo sto vendendo quello 360, visto che il primo sarà nella confezione di quello del Wii U del 2. Ecco, vedi Simone, quindi se vuoi comprarlo da... Ma no, ripeto, l'uno ce l'ho adesso, non lo so, e il trailer non mi hanno convinto, bisogna che Platinum compra un regista anche loro, o quantomeno non è il gioco su cui appunto punterei, né come system seller né come altro.
vedremo. Ripeto, il primo comunque sia era un titolo molto interessante perché aveva questo, questo tipo di combattimenti davvero fuori dal comune per quanto riguarda quel tipo di giochi, però aveva anche una trama secondo me troppo strampalata e troppo orientale, diciamolo, che a me per esempio non ha avvinto, credo che questo termine non esista, per niente. Quindi ha vinto forse quindi faccio fatica a dirmi esaltato per un Bayonetta 2, ecco tutto qua. Cioè degli annunci di Nintendo sicuramente, a parte ovviamente Legend of Zelda, non so, l'annuncio degli Amiibo mi interessa, non so. Vabbè, Vittorio Iubara è la persona giusta per commentare, esatto, sugli Amiibo, giusto? Ma mediamente mi farebbero cagare, però sono bellini e probabilmente Nintendo troverà il modo di farmeli comprare, ecco, io li conosco purtroppo. Cioè, so ti che fanno poi cagare giochi... perché dici che non sono ancora bellissimi? No, ma in generale quel tipo di statuina così piccolina che poi comprano tutti per un milione di pezzi, non fa, a me fa impazzire di più il pezzo un po' più raro, ecco, magari. Ma è sta cosa che li puoi livellare, non so se hai visto come funzionano. Sì, vabbè, per Super Smash Bros. No, da quello che ho capito praticamente il livello del tuo amiibo è indipendente dal gioco. A seconda del gioco con cui lo usi, gli aumenti delle statistiche e poi le puoi riutilizzare negli altri giochi. Quindi cioè, credo ci sia tipo un'applicazione indipendente per controllare il tuo amiibo, che statistiche c'ha, che livello è, eccetera. Ma no, queste cose mi interessano poco, insomma. Io sono più interessato alla statuina in sé da collezione. Però boh, vediamo, insomma, se Nintendo le usa, riesce a usarle in qualche modo, probabilmente sì. Secondo me no. Loro hanno l'ecosistema giusto per lanciare i Game Toys o In Game Toys o come si chiamano. Cioè, se hanno avuto successo Skylander e chi sono gli altri, mi sfugge chi l'hanno fatto dopo, Disney Infinity. Esatto, Disney Infinity. Io credo che Nintendo con una cosa del genere per le mani non possa che farci. Sì, forse sono un po' in ritardo, perché devo dire la verità, avrebbero dovuto svegliarsi prima. Però io vorrei sentire Alessandro. Alessandro, ci sei? Sei tornato dalla bevuta? Ci sono, tra l'altro stavo parlando da mezz'ora, mi sono accorto soltanto adesso con il microfono spento. Dicevo, ma non mi cagano, sto parlando, porca puttana, scusa. Un po' di educazione. No. Allora, no, volevo dire, sì, stavo ascoltando quello che stavate dicendo comunque. A me Bayonetta 2 interessa tantissimo perché il primo gioco mi è piaciuto molto. Ecco, mi ha detto Vito, è importante il fatto che ti diano anche il primo, non solo perché chi non l'ha giocato così ha la possibilità di farlo, ma perché così puoi avere sulla stessa piattaforma i due giochi, perché mi avrebbe dato molto fastidio dal punto di vista collezionistico avere i giochi sparsi per varie piattaforme, perché io l'ho giocato su 360, poi ho regalato la versione 360 perché tanto avevo anche quella PS3 che mi avevano regalato, ma quella PS3 vi ricorderete faceva cagare, quindi ero lì in tonza, non l'ho mai utilizzata. Avere tutte e due le versioni in HD per Wii U non è male. Sono problemi, sono problemi. C'è la crisi, ma questi sono problemi che la gente parla del fatto che la gente non ha lavoro, ma questi sono problemi più grandi. Posso chiederti di Igarashi e David Stern, perché secondo me qui tu hai un'opinione. Allora, sì, la mia opinione, volevo solo dire che vedere la strega Bayonetta con addosso l'armatura di Metroid di Samus Aran è una delle più grandi figate della storia del videogioco, quindi già solo per quello, per un costumino di merda sbloccabile. Tu sei influenzabile in questa maniera, sì, oscena. Quando c'è Metroid di mezzo, sì, quindi me l'hanno venduto. Grosso deficit alla conferenza è il fatto che non hanno mostrato un nuovo Metroid, porca miseria, vogliamo fare questo cazzo di nuovo Metroid? E i tizi di Retro Studios, invece di fargli fare altri giochini della minchia, vogliamo fargli fare per piacere. Vabbè, ma a questo punto è ovvio, vai per esclusione, se lo Zelda lo sta facendo a Onuma vuol dire che è chiaro, Retro sta facendo Metroid, anche perché Miyamoto in un'intervista in questi giorni ha confermato che la serie Prime non ha ancora finito di dire quello che c'ha da dire, quindi insomma, sì, è evidente che stanno lavorando a nuovo Metroid. È chiaro. Che tra l'altro, parliamoci chiaramente, con il pad del Wii U funzionerebbe benissimo, perché immagina fare tipo lo scanning delle stanze. Esatto, sarebbe una figata. E tra l'altro, visto che Retro Studios e Metroid, penso che su questo ormai non ci piova, lo devono fare assolutamente loro e spero che si sbrighino. Devil's Third, che dire, a me Itagaki non è che mi stia particolarmente simpatico. Questo suo nuovo gioco dello studio, come si chiama? Valhalla Game Studio, eccetera. C'ha sta roba che mischia il combattimento melee e il muretto, come diceva prima Vito, la prima persona, eccetera. Ma
Ma non lo so, non, ci sono anche delle scene in cui il protagonista suona una batteria, un po' una roba. Vabbè, sono le sboronate giapponesi alla Itagaki, però è un gioco molto giapponese, come diceva prima Simone, quindi potrebbe aiutare le vendite del Wii U il fatto di essere orientata verso quel tipo di giochi ed averli ovviamente in esclusiva. Secondo me la roba che farà muovere molto la console, al di là di Mario Kart che lo sta facendo, io l'ho comprato ma non l'ho ancora aperto, mi sono scaricato il gioco che ti danno in regalo in questi giorni, se compri Mario Kart ti regalano un altro gioco Nintendo. Ho iniziato a giocare a quello. Bravo, pure io. Ho iniziato a giocare a quello, però non ho ancora giocato a Mario Kart, perché volevo il momento di tempo per dedicarmi, ci ancora non l'ho trovato. Quello che farà muovere i pezzi, secondo me, è Smash Bros. E soprattutto gli Amiibo. Io non sottovaluterei questa roba di Amiibo, perché Skylanders sembrava una minchiata e ne hanno venduto milioni. Se voi entrate in qualsiasi GameStop, vedrete la parete di Skylanders dei pupazzini, perché... hanno sottratto spazio, quello che era lo spazio di una singola piattaforma adesso è uno spazio dei pupazzini, perché i bambini rivendono. Disney sta facendo con Infinity la stessa cosa, tra l'altro ora escono quelli dei supereroi, quindi io ho colleghi che comprano i pupazzini delle principesse alle figlie che magari non hanno la console semplicemente perché vogliono collezionare il pupazzino. Il fatto che Amiibo sia che i pupazzini Amiibo abbiano ovviamente tutta la produzione, tutta la il pantheon di personaggi Nintendo presso cui attingere e abbiano anche delle funzionalità ludiche, come diceva prima Tommaso, secondo me è una roba molto interessante. Poi immaginiamoci il Link che lo possono fare al di là delle pose diverse, ma possono farli in stili diversi, tipo il Link realistico, quello cel shaded, oppure il Mario, il Paper Mario, eccetera. Hai voi, ne possono fare un'infinità, davvero Infinity. Anch'io personalmente, cioè nel momento in cui ne fanno uno che mi piace esteticamente, anche se magari poi non lo uso per giocare, tanto per avere la statuina, potrebbe essere una bella cosa, insomma. Assolutamente sì, io quello di Metroid me lo sono già comprato praticamente, giusto per tornare a bomba, ma detto che a me del nuovo Smash Bros non frega una mazza, ci sarà Pac-Man, ci sarà quello che vuoi, ma non mi piace la serie, l'ultimo non mi è piaciuto per nulla. Non è il mio tipo di gioco, non è il mio tipo di picchiatura, quindi non me ne frega una mazza, ma gli Amiibo secondo me sono una roba interessante. Che altro c'era di Zelda? Abbiamo detto prima, uno Zelda finalmente open world come il primo, come il primissimo Zelda, con un'ambientazione alla Skyrim, ma un mondo di Zelda alla Skyrim, sembra una roba troppo figa per essere vera, speriamo che esca il più presto possibile e che sia bello. E c'era open world che intendiamo, tipo quello che hanno rifatto adesso per 3DS, cioè diciamo il seguito, sì, di Link to the Past. Credo che sia open world alla Nintendo, nel senso che probabilmente puoi fare gli puoi enigmi come ti pare a te. Eh sì, puoi approcciare nell'ordine che vuoi, penso l'abbiano proprio detto, gli enigmi, le varie... E poi comunque... Scusa, vai. No, puoi approcciare da qualsiasi lato comunque un nemico, perché tu ci puoi arrivare... È open world nel vero senso della parola, come era il primo, soltanto che quello era in 2D, questo lo sono riusciti a fare finalmente in un mondo aperto tridimensionale. Non si è visto niente del gioco, però quel poco che si è visto era figo, cioè comunque ti dava la possibilità, il concetto che loro ti dicono, che come in Skyrim, come in Fallout 3, puoi esplorare quel mondo come vuoi, quindi puoi arrivare fino alle montagne sullo sfondo, pensato in un'ambientazione alla Zelda, se riescono a riempirlo come si deve, beh, per me è una roba fichissima. Tra l'altro, chiariamoci, secondo me quello non è Link, o se no, Link non è Link, è una femmina. Ci sono, esatto, se tu vai a vedere le foto, cioè vai a vedere le foto dei filmati, si intuisce che è una donna, che non è Link. Comunque ci sono tutta una serie di teorie anche su questo, ovviamente. E poi mi è sembrato carino, nulla di trascendentale, il nuovo gioco di Yoshi, che si chiama Woolly World. Woolly World. Il mondo lanoso che la porta avanti il discorso da Mayai di Kirby. Tra l'altro il video erano dentro un negozio di lane i tizi, con i gomitoli alle spalle. sembra un po' Little Big Planet versione lana cotone, come ho scritto quando è uscito, però sembra davvero bello, al di là del fatto che non è originale per una minchia, perché appunto prende molto da Little Big Planet, dal gioco precedente di Kirby, però sembra c'aveva delle robe alla Rainbow Island quando faceva gli archetti per salirci di sopra e colpire i nemici. C'aveva questa cosa che era tutto fatto di lana, che era comunque fico, e mi sembra il fatto che puoi sfilare il personaggio trasformando, facendo quelle liane, quelle cose lì,
sembra bello, poi non so se sarà divertente, però guardarlo sembra bello. Vito, una domanda per te: a te era piaciuto molto Xenoblade Chronicles, cosa pensi di questo sequel? No, penso questo gioco l'aspetto tantissimo, infatti è stata una grande delusione vedere che Chronicles è stato rimandato al 2015. Che si chiama adesso Xenoblade Chronicles X, diciamo, sì. Grande abilità nel delusione, anche se il video sembra un attimino downgradato rispetto a quello dell'anno scorso, insomma, graficamente è meno spaziale, meno incredibile, però no, l'aspetto tanto, insomma. Vi starei dimenticando però di Splatoon, cioè una nuova IP di Nintendo dopo 142 anni. Splatoon, è vero. Dimentichiamocene allora, che è Splatoon, Nintendo Splatoon, che scopre gli FPS fondamentalmente. Splatoon è il gioco più bello che non ho voglia di giocare, nel senso che, mi spiego, a guardarlo è fichissimo, è anche... cioè è un FPS, ma c'è della roba nuova. Questo fatto che tu ti puoi spostare all'interno della vernice surfando all'interno della parte di mappa che tu hai già colorato e quindi conquistato, può essere strategicamente interessante. Quello che mi sono chiesto è come si faccia a contrastare il vantaggio che acquisisci una volta che hai buona parte della mappa già colorata, cioè o a quel punto schiacci l'avversario vincendo rapidamente la partita e quindi c'hanno un ritmo molto, no, molto veloce, la puoi ricolorare, è un po' come Portal 2, lo so, ma siccome tu una volta che hai dove hai dipinto del tuo colore, hai l'area che hai tu dipinto del tuo colore, ti dà un grande vantaggio perché all'interno di quella ti puoi spostare, mentre l'avversario lì può andare molto lentamente, quindi o riesci a coprire molto velocemente di colore le mappe, quindi comunque poi, o altrimenti è troppo avvantaggiato che è in vantaggio dal punto di vista della percentuale di colorazione. L'ho espressa malissimo la cosa, ma penso mi abbiate capito. Questo dubbio mi è venuto nel vedere il video, allo stesso tempo però ho detto va, figata, è anche originale come cosa, che è abbastanza strano, no? Parlando di FPS... di multiplayer, è una roba che comunque vedere qualcosa di un minimo originale è fa strano, perché non c'è più un cazzo di originale ormai, ma non è il mio genere di gioco, quindi detto questo non è il gioco che comprerei, però l'ho trovato interessante. Allora vorrei sentire Simone su perlomeno su Smash Brothers, perché forse è più il tuo genere, no Simone? Guarda, devo dire che qua tra virgolette ti sbagli, nel senso che a me quel gioco non è mai piaciuto. Perché, okay, ti spiego, non è un picchiaduro poi tecnico, è molto, molto divertente, cioè c'ha comunque sia già il fatto che prenda tutto il mondo Nintendo e non solo, e vedere gli scontri tra quei personaggi è epico, quindi io quando ci gioco comunque sia mi diverto tantissimo, almeno negli altri episodi, però mi manca, almeno appunto giocando i picchiaduro a alto livello, Street Fighter 4 e Killer Instinct adesso, mi sembra che manchi quel se sono veramente più bravo di te vinco, è più una cosa casuale. Poi chiaramente questa cosa che sto dicendo attirerà le ire di tutti quelli che giocano competitivamente a Smash Bros, perché esistono, io ho anche fatto l'arbitro per alcuni tornei di Smash Bros. Credo che anche il tuo microfono attirerà un po' le ire, perché ti sentiamo, almeno io ti sento andare e venire, però ho sempre usato. Vabbè, questo comunque, la mia ira l'hai attirata perché nella vita hai fatto l'arbitro di un incontro di Smash Bros, vedi? Sei sceso tipo 14 punti Cioè, arbitro, scusa, commentatore, insomma, admin. Come chiamare? Ero lì e facevo salire. Esatto. Ma no, non me ne vanto assolutamente. Però comunque sia, ti posso dire che i ragazzi che giocavano uno contro l'altro mi dicevano che in verità anche lì il gioco ad alti livelli diventa più tecnico. Io non sono riuscito, non sono stato capace. Forse sarà che non ci sono i sei tasti, pugno piccolo, pugno medio, pugno forte a corredo delle mosse. E quindi ecco, c'ho questo rapporto con Smash Bros. Molto conflittuale, cioè mi piace moltissimo il concept, però poi il gioco in sé lo trovo sempre, non lo so, insomma. Va bene. Vito, non so se tu sei un creatore, probabilmente no, Mario Maker. Ma proprio no, in realtà, infatti di quella cosa non mi ha emozionato per niente, insomma, anche perché non ho ben capito se, cioè l'ho capito dopo in realtà, la conferenza, quando ho visto il video, no, perché all'inizio sembrava che tu creavi con la grafica quella dei vecchi 2D e usciva quella dei nuovi 2D. In realtà mi pare di capire che tu puoi fare i vari tipi di livelli proprio in modo diverso.
No, cioè sicuramente che li puoi fare identici e poi decidi che grafica c'hanno, perché Appunto. strutturalmente sono Beh, uguali. comunque, non so, un Mario di quelli adesso forse con Excel lo puoi fare ugualmente, secondo me, quindi non so, non mi ha emozionato per Ok, niente, non sei, non ti emozioni pensando cosa creerà la community, diciamo così. ecco. No, ma non sono riuscito a farmi appassionare a LittleBigPlanet. Io non ho, credo di non aver scaricato un livello degli altri di LittleBigPlanet. Ce ne ho Addirittura, tre, ok. due episodi più quello di Neanche quello di Ferruccio. Ferruccio hai scaricato. Neanche quello di Ferruccio. Neanche quelli per fare i trofei, quelli No, tristissimi. mai Beh, fatti troppo. allora, invece voglio chiedere ad Alessandro di Hyrule Warriors, che è praticamente il reskin del gioco dei Cavalieri dello Zodiaco. Hyrule Warriors. Sì, guarda, io i Dynasty Warriors non li sopporto proprio. Hanno cercato di rifilarceli tutte le salse, perché più che i Cavalieri dello Zodiaco hanno fatto quello lì di Naruto, se non sbaglio, hanno fatto sicuramente quello lì dei Gundam, ne hanno fatti diversi di Gundam perché li ho giocati, e gli unici che mi sono piaciuti della serie erano quelli dei Gundam, perché facevano schifo come giochi, erano sempre gli stessi giochi con i tizi tutti fermi che stanno lì da farsi menare, sto gioco che devi menare i paraplegici, che tra l'altro mi fa una tristezza perché ci sono sti nemici che stanno tutti fermi e tu vai là e li ammazzi a tonnellate, questo non mi interessa manco per niente, perché se altri come il gioco di Gundam avevano un minimo di collezionabilità, oppure se quelli di Kenshiro avevano almeno il fatto di rivivere la storia della saga di Hokuto no Ken, di questo non mi interessa davvero una mazza, cioè ci può essere Zelda, ci può essere Link, ma non mi frega proprio nulla. Ma dall'inizio, da quando l'hanno presentato, si vede che è un Dynasty Warriors, puoi chiamarlo Hyrule Warriors, ma è quello, e quindi niente, mi interessa proprio zero. Ok, invece ho una domanda per quanto riguarda le cose che non sono state presentate. Allora, intanto si è saputo che Miyamoto, perlomeno, io non so perché non va in pensione questo uomo, cioè ormai quanti anni c'ha? 70 più o meno, c'ha quasi 70 anni. Comunque, Ma ce l'ha 50, no, poraccio. no, guarda su Wikipedia, secondo me 50, no, Secondo me 59 perché 55, è ben guarda, ti oltre i dico là. 60, vedrai. Sta lavorando al nuovo Star Fox per Wii U. Siamo contenti? Io personalmente sì, al di là di quello che aveva fatto Rare, che era una mezza chiavica, chiaramente era un reskin di qualcos'altro. I primi due mi sono piaciuti veramente un casino, sia su Super Nintendo che su Nintendo 64. Non so se c'è qualche altro fan della saga. Sì, io mitico Star Fox, sono contentissimo della cosa. Ok, Alessandro, vuoi dire qualcosa? Sì, assolutamente. A me era piaciuto molto anche quello per GameCube, figurati. Sì, che è il platform, quello che era più Sì. È del platform. 52. Quindi 52 Quindi, c'ha 62 anni. 62 anni. 62. Comunque si porta in modo Voglio discreto. dire, Tommaso aveva detto 70, tu 50, è andato più vicino a lui, ma non vorrei fare il precisione alla No, fine. assolutamente. Ma per forza, scusa, ma il primo Mario Bros è dell'81, Ma che ne 82, so, io quando è? scopavo quando voi giocate a Mario Bros. Ma che ne frega. Super Mario Bros, Poi no, hai ho detto una smesso. minchiata. È dell'85, ma Donkey Kong l'ha fatto lui nell'81, quindi non è che poteva avere 10 anni quando ha fatto il primo gioco per Nintendo. Va bene, poi vedo qui un gioco che non è stato annunciato, ma apparentemente è in lavorazione. Shin Megami Tensei Cross Fire Emblem. Questo sembra figo, sarà sicuramente uno strategico. Non so se interessa qualcuno per Wii U. No, non ce l'ho fatta a giocare nemmeno quello per 3DS. Io Ah non ce no, l'ho. me lo vendi, Vito? Non ho più l'età. No, non l'ho neanche comprato. Che cazzo di Come vendo? no? Ce l'hai? Cazzo, ci ho giocato a casa tua. Forse ho giocato quello di Michele a Ho casa tua. giocato quello di Zelda in realtà, però. Ah, vabbè, dai. Niente. E poi The Last Guardian. Alessandro, parlaci di The Last Guardian. Ah, The Last Guardian. Per C'è stato Nintendo, no? tutto questo Capito? scandalo. No, no, vabbè, per PS4 a questo Generale. punto, No, perché lui ha Sony. detto i giochi che non sono stati mostrati. Beh, Ah, The Last Guardian, strano che non sia stato mostrato The Last Guardian. Guarda, tutti quanti se l'aspettavano, perché c'è questa cosa tristissima. Diciamoci la verità. Allora, The Last Guardian, 2 giorni prima, un giorno prima, IGN ha detto, America, giusto, ha detto che il gioco era stato cancellato e Sony si è incazzata. No, non è secondo me era vero. una Perché? trappola, era chiaramente una trappola, perché volevamo vedere la Perché reazione di Sony. sì, perché l'aspetto che ha fatto incazzare Sony è stato l'ufficialmente cancellato. Perché tu puoi scrivere, no, un gioco non si vede più, secondo me è stato cancellato, è un conto, se scrivi è stato ufficialmente cancellato è un altro, perché Sony ha dichiarato non è vero, non è stato cancellato. Dopo l'E3, un paio di giorni dopo, hanno dichiarato la solita roba che dicono dopo ogni fiera da 7 anni a questa parte, 9 anni, quanto tempo è che è in sviluppo questo gioco?
E cioè che so, credo che stesse sviluppando il primo Mario Miyamoto, tra l'altro. Sì, sì, sì. Ma non, Miyamoto quando aveva 10 anni, penso, lavorava oltre al primo Mario, lavorava anche a della Sigal. E hanno continuato a menare il torrone con sta roba che no, non vi preoccupate, lo stiamo sviluppando, eccetera. Il gioco secondo me non esce più, non è possibile, perché se ne parla dal 2000. Però è strano, cioè perché Sony insiste questa cosa? Cioè poteva dire sì, è stato cancellato, basta, non ci ho più. Ma perché dirlo 2 giorni prima della fiera secondo me non avrebbe portato benissimo. Io ho comprato PlayStation 3 per quello, sarebbe un po' scorretto dirmelo adesso. Devono vendere anche PlayStation 4 per quello, cioè un paio di stronzi che se lo ritrovano. Quindi è una roba che ci portiamo dietro dal 2007. Quindi, a questo punto Tokyo Game Show deve essere Tokyo Game Show. Sì, ma è ogni anno a cui non lo presentano, diciamo no, ma tanto se lo sono tenuti per il Tokyo Game Show. Però il Tokyo Game Show non si vede un cazzo e non ne parlano nemmeno, che è la cosa più inquietante. Dopo 7 anni, un gioco del quale non abbiamo visto un cazzo, cioè abbiamo visto pochissimo in realtà, nulla vieta di pensare che del gioco esiste effettivamente solo quello che abbiamo visto, cioè solo pochissimo il tizio là, Trico con il mostrillo strano. Io spero sinceramente che non esca più per non vederlo uscire a cazzo di gara. Ma poi immaginati questo, no? Cioè una situazione alla Duke Nukem. Tu hai un gioco da 7 anni in sviluppo, devi ogni volta aggiornarlo perché non puoi far uscire appunto una roba di 7 anni fa. Non è un gioco come Tokyo Jungle che lo fai uscire con una grafica vecchia, tanto un gioco innovativo, lo fai uscire scaricabile. Non fa niente che la grafica lo dice uno che se l'è goduto tantissimo Tokyo Jungle, non fa niente che la grafica non sia aggiornata. Stiamo parlando di uno dei giochi più attesi dell'ultima generazione, quindi diventa un problema, non lo puoi far uscire più per PS3. Guarda, lo devi rifare da capo per PS4. Alessandro, cioè a questo punto se uscirà mai sarà un gioco completamente diverso, hanno tenuto il nome e hanno ricominciato da capo, non posso immaginare che abbiano tenuto gli asset di PS3. È chiaro, ma quello ti stavo dicendo è esattamente quello che hanno fatto. Se tu vai a vedere la storia dell'ultimo Duke Nukem, hanno fatto di volta in volta perché la tecnologia andava avanti e erano costretti a rifare tutto da capo. È chiaro, le console non sono di sparatutto per PC, quindi non si aggiornano ogni anno, però il mondo è andato avanti in questi 7 anni. Cioè paragona a qualsiasi gioco che è uscito nel 2009, paragona GTA 5 a GTA, l'ultima versione soprattutto a GTA 4 e renditi conto. No, sai cosa? Anche con Duke Nukem era un po' diverso. Secondo me in questo caso, se mai uscirà, sarà un reboot dello stesso gioco che non è mai uscito. Cioè sì, concettualmente però, sarà diverso. Sì, magari anche strutturalmente il gioco è vecchio. Non parlo soltanto della grafica e degli assets. Magari in tutto questo tempo quelle che potevano essere le idee originali o comunque interessanti nel 2009 magari non sono più tali. Ipotizzo, ovviamente sì. Nessuno di noi lo sa. Certo, uno vuole il gioco di quel tipo, vuole un nuovo Shadow of the Colossus, quindi non necessariamente la roba invecchiata, perché magari la visione è tuttora originale. Però io comunque, e questo lo dico da un anno, non lo dico solo ora, penso seriamente che il gioco non uscirà mai più, o che comunque se uscirà sarà, magari cambiano titolo anche per iniziare ad abbandonare il nome del Last Guardian ed esce quest'idea, se verrà sviluppata in futuro con un altro nome completamente. Secondo me e anche si è creata una tale aspettativa che è anche controproducente poi far uscire il gioco a un certo punto, se non è davvero un gioco meraviglioso, perché ti prenderanno per il culo per 10 generazioni. Va bene, cos'altro è mancato che avreste voluto vedere? Non so se siete fans di Gears of War o cose del genere. Prima Vito, poi Simone. Ma Gears of War non mi sarebbe dispiaciuto onestamente, mi avrebbe comunque interessato più di Halo, ma non so, cioè l'ultimo episodio era veramente una chiavica, insomma, era impostato per fare una roba arcade diversa. Stiamo parlando del Judgment, giusto? Judgment, sì, che secondo me aveva proprio perso il filo. Mi sarebbe piaciuto vedere il Majora's Mask per 3DS, che sto aspettando per giocarmelo, invece niente, se ne è parlato in questi giorni, sembra che stiano reclutando personale, quindi ce ne vorrà di tempo. Giochi di Ado non si è visto, è molto deluso da Electronic Arts, che è proprio andata morendo, insomma. L'anno scorso c'aveva ancora delle cose che sono andate tutte male e quest'anno neanche ci ha provato. C'ha Dragon Age, basta, non altro. Sì, che tra l'altro non sembra neanche, soprattutto se lontanissimo adesso, Simone. Sì, Simone, adesso sei in fondo alla strada, ma ti è entrata l'acqua in casa? Sì, sì, l'acqua in casa mi è entrata veramente. Ti è entrata nel microfono? No, nel microfono. Però ora che si sente di nuovo gli puoi dire so you're back from outer space. So you're back from outer space, Simone. Così si sente meglio? Sì, sì. Meglio, sì. Sì.
Io non so cosa sta succedendo a questo affare, però vabbè. Dicevi Dragon Age, vabbè, tecnicamente sì, anche gli altri episodi non è che fossero bellissimi. Beh, più che altro il 2 era brutto anche come gioco, quindi insomma, se il 3 ricalca quello che hanno fatto il 2, sembra in verità dal trailer molto migliore. Io difendo l'ambientazione di Dragon Age, per me è il più bel fantasy sul mercato in questo momento. Beh, l'uno era fantastico, è uno dei pochi che ti dà quella sensazione da Signore degli Anelli, scontro di fazioni, civiltà, davvero molto, fatto molto molto bene. Il 2 però, dai, non lo puoi difendere. Il 2 secondo me aveva un approccio, perché allora c'è questo problema con gli RPG, tu in ogni RPG sei l'uomo che deve salvare il mondo da una catastrofe, cataclisma, eccetera. Invece il 2, secondo me, rifletteva molto di più i giochi di ruolo da tavolo, dove comunque eri tenuto a risolvere una situazione molto più contingente. Nel senso che c'era una città con dei casini all'interno della città, problemi politici, e tu dovevi risolvere questi intrighi politici all'interno della città. Fuori il Movimento 5 Stelle. Più o meno, c'era il Movimento 5 Stelle che rompeva i coglioni, e poi il PD che si faceva corrompere, poi c'era il Mose, eccetera. E secondo me, cioè, l'idea era veramente figa di avere un setting più piccolo, una cosa che sostanzialmente non aveva mai provato nessuno. Che poi il gioco fosse fatto di 7 ambientazioni con questa scusa è un altro discorso. Però i personaggi e la storia, secondo me, c'erano, il gioco non c'era. Speriamo che deve salvare il suo condominio, sai, per la cosa che ti dicevo prima. Sì, sì. Un uomo con te, quindi lo fanno solo in un palazzo. Sì, ma miglior gioco fantasy, perché i Dark Souls tu sei abbastanza pippa da giocarli. No, aspetta Alessandro, sto dicendo come ambientazione. Ah, ok. A me piace moltissimo le razze, il background, la storia che hanno, perché Dragon Age ha questa cosa che prende gli stilemi tipici di un fantasy e aggiunge dei colpi di scena che riflettono un po' la politica, la geopolitica del mondo reale. Per esempio, ci sono i nani che si drogano con i minerali che scavano dalla pietra, oppure gli elfi sono sostanzialmente i neri ghettizzati nei ghetti, cioè proprio vivono proprio nei ghetti. C'ha tutte queste cose, queste particolarità qua che secondo me lo rendono un po' speciale rispetto ai fantasy standard, ecco, diciamo così. Scusate, ti ho interrotto, ma visto che abbiamo parlato di Dragon Age prima che si venga linciati dai lettori di TFP, vorrei dire che non abbiamo parlato ancora di Mass Effect 4. Parlane, sentiti libero di parlare di tutto quello che hanno annunciato di questo Mass Effect 4. Ma no, in realtà no, volevo dire che non mi ha ispirato per un cacchio quello che hanno mostrato, ed è una cosa che mi dispiace molto, perché i primi due Mass Effect l'ho trovati bellissimi, il terzo, al di là di tutte le polemiche generate dal finale e poi dall'inversione, dalla retromarcia in stile Microsoft che hanno fatto sul finale, non l'ho trovato altrettanto ispirato. Il 4, il video non mi ha detto nulla, nonostante il nuovo motore grafico. Era un video del 4, a parte che non si chiamerà nemmeno 4, era un video con dei concept, cioè una roba talmente campata per aria che, cioè, non aveva chiaramente niente da mostrare. Cosa hanno mostrato? Cioè, riesce roba che hanno mostrato nel... Fammi un riassunto, cosa hanno mostrato? No, ho visto delle sequenze. No, ragazzi, io non vi sento più. Adesso si dilegua in questo modo. Cioè, no, adesso ti sento. Ho visto un tizio che parlava dici così, ha esordito Tommaso. La domanda era: stronzo, adesso mi fai il riassunto. Fantozzi, lei ci dica. Niente, durante la conferenza IA hanno mostrato un pezzo di spazio e della roba. C'era un tizio, un soldato in armatura. Che ti devo dire? Quelle mi sembravano immagini prese dal gioco. Così su due piedi. Non mi sembrano dei tizi travestiti da alieni con dello spazio. Io spero che rinunci alla struttura, quella DLC del secondo e del terzo, onestamente, che proprio uccideva tanto 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 della qualità della storia. Cioè, il fatto che comunque comprarsi DLC era quasi necessario. No, DLC, scusatemi, il fatto dei personaggi staccati, sì, che erano pronti per i DLC. Poi il fatto che tu avessi un DLC non cambiava molto, però il gioco era talmente costruito a compartimenti stagni, cioè ogni personaggio aveva la sua avventurina, che si perdeva un po' l'ampio respiro del primo, che era una merda da giocare, ma la storia era bellissima, secondo fantastico, me. Fantastico. C'è un qualche collegamento con il gioco, perché leggevo che uno sviluppatore
scherzava sul fatto dei salvataggi, che sarebbe il caso di conservarseli per poi importarli in qualche modo nel gioco, e questo è un tema che mi interessa molto, il fatto dei giochi di nuova generazione che ti devono far importare i salvataggi, perché altrimenti succede la rivolta con le torce ai forconi. Scusa, mi sembra una follia, cioè importare salvataggi di 3 giochi per la precedente generazione, riesci a immaginarti la quantità di variabili? Ma devi in realtà soltanto del terzo, perché tu in base a quello che è il finale del terzo e quello che hai fatto, basta soltanto del terzo, non servono quelli precedenti. Hanno detto che ci provano ma non garantiscono nulla, mi pare. Perché il terzo, se tu l'hai giocato avendo giocato i precedenti, è un conto, se non l'hai fatto, non l'avevi giocato, hai fatto delle scelte, comunque lì sei arrivato, quindi ci provano. Sì, in realtà è un po' una frase un po' paracula, perché te lo dicono per dire sì, abbiamo in grande considerazione quello che avete fatto in precedenza, non vi preoccupate, poi vai a sapere se lo fanno davvero. Però mi piacerebbe fosse un gioco bello, perché quando è uscito Mass Effect, fino al secondo, ho trovato una space opera fantastica, non soltanto un videogioco interessante, un mondo fantascientifico che, pur non avendo nulla di originale, era comunque intrigante. Ho comprato i libri, cioè mi piaceva proprio il mondo di gioco, al di là era molto gentile. No, concordo. Leggevo il codex molto volentieri, effettivamente, in Mass Effect. Bravo, giusto per fare un esempio, mi andavo a trovare le storie dei personaggi, eccetera. Mi interessava approfondire quel mondo. Il terzo mi ha fatto calare talmente tanto la scimmia che bruciato i libri. Sì, ho bruciato i libri, ho fatto un grande rogo dei libri, dei pupazzetti, ma spero che sia bello, che ti devo dire. Ma si parla 2016-2017, quindi. Sì, c'è tutto il tempo del mondo, è vero. Senti, ma tornando a Electronic Arts, l'avete visto? Hanno presentato anche loro il loro MOBA? Mobile no, non è mobile, Downgate si chiama, anche loro si lanciano in questo mercato LOL, Dota 2, Heroes of the Storm con un MOBA, appunto, e niente, era interessante perché ho visto la conferenza EA molto sottotono, a parte FIFA, e pensavo, ecco, che quello poteva essere un modo per dici però tu, come, che ne hai sentito, che ne pensi rispetto agli altri? La cosa carina, pare, poi bisogna vedere come la sviluppano, è che comunque qui ci sarà una storia, non saranno sempre solo due squadre che si affrontano, quindi potrebbe essere un po' MOBA, un po' MMORPG o quello che è, insomma, bisogna vedere. Poi per il resto si sa molto poco, però a livello di industria è interessante che questo mercato, appunto, molto aperto, che sta fruttando tantissimo a Riot Games e, insomma, Valve adesso con i loro due gioielli, e sicuramente quando Blizzard aprirà il suo saranno cavoli amari per tutti, anche Electronic Arts lo cavalca, ecco. Diciamo che la prima, probabilmente, che non era, loro sono più da console, non interessati al mondo gaming per PC, che sviluppa un MOBA, o no? Io onestamente, guarda, ho visto il video molto velocemente, avevo capito addirittura che era per mobile, ricordo solo che dicevano no, perché noi non vogliamo copiare, vogliamo fare una cosa completamente diversa, e i 3 secondi di video che si sono visti mi sembrava esattamente la stessa cosa, quindi non saprei dirti, però la mia esperienza con i MOBA è molto limitata, ho provato Dota per 3 ore e poi ho smesso perché non era il caso, decisamente. Per quanto riguarda il Battlefield Hardline, so che c'è la beta disponibile, qualcuno l'ha provato? Perché non se ne parlava benissimo. Ma io l'avevo messo in download, ma oggi ho spaccato l'hard disk, quindi dovrò rifare tutto da capo e niente. Ah, è per quello, perché vedevo i messaggi su Twitter, ma avevo letto HD, pensavo avessi dei problemi con la risoluzione, invece hai spaccato proprio l'hard disk. No, l'hard disk. No, invece a me questi giochi qua mi hanno spaccato le palle, che è diverso, quindi proprio non lo provo per religione quasi. Va bene, ragazzi, mi pare che abbiamo più o meno coperto tutto quello che c'era da coprire, non so se è rimasto qualcosa di cui volete parlare. No. Bene, silenzio di tomba, vabbè, ce la siamo cavata anche. Dai, facciamo un giro di miglior trailer. Qual è il miglior trailer delle tre, Vito? Miglior trailer Zelda tutta la vita. Sì, devo concordare anch'io, effettivamente non me l'aspettavo, e non me l'aspettavo con quell'impatto. Quindi, cioè, è banale dirlo perché alla fine si va sempre a cascare lì con Nintendo, però è l'unico che mi ha un attimo
emozionato, esatto. A me soprattutto non piacciono i trailer in CG e quest'anno ne ho visti tantissimi. Tra l'altro è un po' strano perché di Bloodborne è uscito un leak di un trailer di gameplay che magari era un po' vecchio, però non mi capacito che abbiano mostrato un trailer in CG che insomma alla fine, cazzo, mostrami 2 minuti di gameplay. Cioè sembra spesso che i giocatori si accontentino di vedere questa bella computer graphic senza poi effettivamente Non è che sembra, i videogiocatori l'anno scorso gli fai vedere Halo col mantellino, si emoziona, quest'anno gli fai vedere Uncharted 4 col tizio che si sveglia e si emoziona, e quindi sì, anche il video di Uncharted 4, perfetto, dicono che quello è il motore di gioco, benissimo, sembra bellissimo, posso anche crederci perché Naughty Dog sono veramente in gamba, però effettivamente non ha rivelato nulla, cioè si è rivelato che c'è ancora Nathan Drake. Perfetto, però da qui a stappare le bottiglie di champagne, secondo me è un po' vabbè, se ti fanno vedere troppo ti lamenti, se ti fanno vedere solo Nathan Drake ti lamenti lo stesso. Ma fammi vedere un minuto di gioco, fammi vedere com'è il gioco. Ma loro secondo me l'hanno fatto per te, dice guarda che poi noi gli spoileriamo tutto, a Tommaso si incazza, non gli facciamo vedere niente. Sono d'accordo comunque, però From Software l'ha sempre fatto, va detto anche, quindi non mi stupisce la cosa. Anche il mio comunque Zelda, assolutamente Zelda. Quindi Nintendo ha vinto le tre. Quindi io voglio andare controcorrente. Il mio è il trailer del gioco di golf di EA, quello che si gioca sulle portaerei mentre infuria la guerra. Sì, un concept è fighissimo il trailer, però. Perdonami, proprio il trailer, anche quello di Dead Island 2 era veramente bellino. Sì, era bello, però era più bello quello dell'1, devo dire la verità. L'1 era più serioso, però questo c'aveva tutto un suo giocherellone che stava tra l'altro più molto carino. Però quello serie. In CG, invece il trailer PGA Tour Golf è il giocato, quindi cazzo. Sì, non si è capito perché c'è stato. Scusate, Alien, come si chiama? Isolation l'ha mostrato? No, mi pare. Non la conferenza. Non mi ricordo. No. Ecco, un altro gioco che mi ha colpito abbastanza, sono curioso di giocare, è Below di Capybara Games, questa specie di roguelike con i personaggi piccolissimi, che esteticamente mi è sembrato molto bello, e mi è piaciuto anche quell'altro gioco indie che hanno presentato per Xbox One, questo di come si chiama Ori e la foresta. L'ho detto prima. Sì, non mi ricordo il nome, di Moon Studios. Blind Ori and the Blind Forest. Esatto, quello mi è sembrato un bel trailer, però effettivamente, come diceva Vito, di giochi così su Steam ce n'è a pacchi. No, due cose solamente. The Order, sono contento, che non ho detto prima, mi sono dimenticato, che il gioco non sia solo uno sparamuretto, ma ho visto c'è una parte molto horror alla Silent Hill, cosa che non si era notata fino adesso. E mi dispiace invece che Sony abbia abbandonato Vita completamente, cioè non si è visto niente, né da quante conferenze e poca roba dopo, uscirà solo, mi sembra, per il PS Network, Murasaki Baby di uno studio italiano, Ovo Sonico, esatto. Capitanato da Massimo Guarini, che era stato, credo, il director di... Come si chiama? Sappiamo, devo fare il figo. La domanda era, esce solo per Digital Delivery? Credo di sì, perché ho letto un tweet oggi che esce a settembre su PSN, quindi evidentemente è solo la stessa cosa che ho letto io, sì. Sì. E Murasaki Baby, effettivamente Vita, ormai mi sembra evidente che giochi di grosso calibro non ne usciranno con versioni di giochi indie, che però devo dirla tutta, a me va meglio così, cioè per me è più adatta a quello la console che ha... Sì, però se davvero esce Steam Boy... Ciao Vita. Steam Boy che è? La portatile di Valve? Sì, Valve, di un'altra società legata come al solito ai giochi Valve. E chi l'ha detta sta cosa? È stato annunciato Steam Boy. È un rumor che ti dà Vito durante Rincast, cavolo. Ma è vero, è uscita la notizia, che ma sto mentando? Secondo te che ce l'ha messo i soldi dietro? Ce l'ha messi Vito i soldi, esatto. Per questo lo sai. Cioè, dovrebbe essere praticamente un portatile che fa girare la roba da PC o sullo streaming. Non si è capito. È di ieri, mi pare, la notizia. Mi pare sia uscita fuori ieri la notizia. Ok, questa me l'ero effettivamente persa. Perché non riesco a capire come possa far girare la roba di Steam se non in streaming. Non lo sappiamo. Va bene, questo lo scopriremo nel prossimo episodio di Rincast, cari amici. Intanto io vorrei ringraziare Alessandro per essere tornato dopo 7-8 episodi di assenza. Ormai i tuoi fans ti assediano a casa, giusto Alessandro?
Giusto, grazie a tutti, ci vediamo tra 4 anni. Allora, ci risentiamo tra 4 anni. Comprate il libro di Alessandro, che così ti faccio uno squillo quando ritorno, Alessandro, così vieni, tranquillo. Esatto. Va bene, ok. Vito Iuvara, grazie per essere venuto dopo il brutto addio che abbiamo avuto qualche mese fa. Mi fa piacere che riaverti in trasmissione. Se vuoi venire di nuovo, faccelo sapere, le porte sono sempre aperte. Simone, grazie anche a te. Cambia il microfono, ti guarda le donazioni che sono di Codolo, te le mando a te. Codolo, compra il microfono. Andato sempre benissimo il mio microfono, addirittura ha fatto l'aspirapolvere e oggi va bene. Cari amici a casa, state tranquilli, il Ringcast viene rinnovato per un altro anno grazie a Francesco Codolo e agli altri donatori. Ringrazio ancora l'altro donatore di oggi, il cui nome mi sfugge perché mi è sparita la scaletta. Alessandro, vediamo se riesco a recuperarlo. Alessandro Cantarini. Grazie, grazie Alessandro Cantarini. Alla prossima, amici. Ciao, ciao. 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 Come dicevo a inizio puntata, non so ancora se ci saranno altri episodi durante l'estate, e in caso contrario ci risentiamo a settembre. Io a dire il vero speravo di farne almeno un altro durante il periodo estivo, ma vediamo un po' come sono messe con le vacanze gli altri. Informazioni di servizio come sempre: se volete mandarci delle email, mandatele a ringcast@gmail.com. tutti gli aggiornamenti del podcast li trovate sul blog www.ringcast.it. Da lì ci potete ascoltare in streaming e potete scaricare l'episodio in formato MP3. Su Twitter ci trovate a www.twitter.com/ringcast, su Facebook, iTunes e G+, ci trovate cercando la parola chiave Ringcast. Lo dico tanto per rassicurarvi, molto realisticamente tutte le rubriche solite torneranno appunto nel prossimo episodio. Grazie, buona estate se non ci sentiamo, altrimenti semplicemente alla prossima. Ringcast.